dal 1995, l'estate del 95, fino all'estate del 2002, io sono sempre stato insieme con Giovanni Paolo II. Devo dire che era un po' della bassa forza, perché eravamo, io sovrintendevo a quello che era, direi così, la stazione in cui si radunava la Guardia del Corpo, la polizia, era un po' il supporto, no? Fin tanto che abbiamo poi costruito quella casa, che, di cui potremo vedere poi dopo alcune fotografie. Ma c'è una storia molto complessa sulle Combe, che comincia nel 1954, quando un nostro confratello, prendendosi del matto dai nostri superiori, è andato a comperare tutti questi pezzetti di terra. Pensate che erano 48 proprietari quelli che hanno lasciato il terreno, e poi è diventata una colonia estiva per ragazzi. Successivamente è diventato un luogo di preghiera, un luogo di riflessione, perché si svolgevano in questo luogo i campi della parola. E credo che in tutto questo cammino noi dobbiamo leggere così un po' la mano della provvidenza, che in qualche modo ha preparato questo luogo per ricevere poi questo grande personaggio che si chiama Giovanni Paolo II. Io devo dire che come immediatamente come impressione, quando è stato beatificato e canonizzato Giovanni Paolo II, facevo fatica a invocarlo come un santo, perché i santi noi li vediamo sempre molto lontani, non pensiamo che siano quelli con cui abbiamo condiviso un pezzo di strada. Ci è voluto il coronavirus, di cui io fui affetto proprio dal 3 marzo fino al 3 aprile, per farmi riflettere, riprendere in mano un po' tutta questa situazione e invocare proprio Giovanni Paolo II perché mi desse una mano. E poi improvvisamente siete arrivati voi a chiedermi questo. Subito dopo questo mio riavvicinamento a Giovanni Paolo II, che ho invocato proprio tanto perché mi aiutasse a ritrovare la salute. Noi dobbiamo ringraziare Monsignor Farinella, che ci ha messo in contatto, Vescovo di Biella. Lei adesso è direttore della comunità salesiana lì a Vigliano. Io sono lì, sì, adesso ormai sono, diciamo così, un uomo a fine carriera, perché io ho 76 anni, tra l'altro, e quando ho incontrato Giovanni Paolo II eravamo nel pieno delle forze, allora svolgevo l'incarico di economo ispettoriale provinciale dei salesiani, certo. Quindi avevo la responsabilità del Piemonte, della Valle d'Aosta, delle nostre missioni del Kenya e della Nigeria. Comunque avevamo 56 case allora, come e poi adesso c'è stata tutta questa riduzione, ma comunque questi sono altri problemi. Certo, allora lei ci ha mandato gentilmente delle fotografie, proviamo a vederle assieme, non le abbiamo messe in ordine troppo temporale, ma intanto le commentiamo una per volta. E così le vediamo. Segnano diversi passaggi, no, di questo. È stato proprio la presenza di Giovanni Paolo II che ha anche permesso di fare alcune ristrutturazioni e di costruire delle cose nuove, proprio per dare dignità a questo luogo che ha praticamente ospitato ben due papi, perché poi successivamente anche Benedetto è venuto 3 anni in questa casa che avevamo costruito. Allora, incominciamo a vedere la prima foto, dovremmo vederla adesso. Allora, questa è la foto del 2000, quando questa è del 90, nel 96, quando abbiamo inaugurato la nuova colonia. La nuova colonia, torni un attimino indietro. Sì, torniamo indietro. La nuova colonia, vedete, era stata costruita in legno e pietra, è stata una bellissima costruzione. E qui c'erano tutti gli invitati. Questi sono i monaci del monastero di Sion in Svizzera. E tutti gli anni venivano e io andavo a cogliere giù a Aosta e poi li accompagnavo sulle Combe. Lì è quello con la croce e l'abate. E che venivano a ossequiare Giovanni Paolo II da Sion, soprattutto il giorno dell'Angelus. Ecco. Certo, questo ricorda un pochettino anche questa presenza di questi monaci che hanno sempre mantenuto un contatto vivo con le Combe e con la presenza di Giovanni Paolo II. Certo. Andare?
Poi andiamo avanti, vediamo la foto successiva. La foto successiva, questa qui è una foto che è stata presa nel 1995, dove io ero ancora molto più giovane e molti chili in meno di quanti sono adesso. E qui è tutta la Guardia del Corpo Vaticana, questa è proprio la Vigilanza Vaticana. Questo accanto a me è il Commendator Cibin, che purtroppo è già anche mancato, che è un uomo straordinario, un personaggio davvero eccezionale. Io da lui ho imparato cosa voglia dire devozione. Lui sicuramente, se gli avessero sparato a Giovanni Paolo II, si sarebbe parato davanti per proteggerlo, sicuro, sicuro, avendone l'occasione. Non avrebbe dubitato un secondo, tanto era fedele a quest'uomo. Ed era un uomo anche molto di fede. E tra l'altro una volta mi fece fare una riflessione molto importante, mi disse: vede Don Tarasco, tutti qui vengono per ossequiare il Santo Padre, ma poi passano davanti al Santissimo e non sono neppure capaci a fare una genuflessione. Qual è la gerarchia dei valori? Certo, una bellissima riflessione. E voleva dire essere un uomo molto concreto, perché questo si alzava alle 4 del mattino e per vigilare su tutta la sicurezza del Papa. Andava alla sera, dopo che aveva passato tutta la giornata camminando con Santo Padre, alla sera ripartiva con il dottor Seris, che era un funzionario della regione del Valle d'Aosta, certo, per rivedere tutto il cammino del giorno successivo. Quindi era un uomo infaticabile, tra l'altro, aveva una fibra fortissima e abituava anche tutti i suoi uomini a essere così. Era difficile gestire la sicurezza, la logistica. Ma guardi, i primi anni magari un po' di più. Questa cosa qui, c'è molta enfasi. Lei pensi che un anno io ho contato tutti quelli che hanno ricevuto la corona della sicurezza, una corona del rosario dal Papa, erano 284 forze dell'ordine, tra quelle italiane accreditate presso la Santa Sede e quelle proprio messe a disposizione. Perché dovevano essere coperti 4 turni di 6 ore, no? E in tutti i punti, cioè la sicurezza era gestita in questo modo che uno doveva vedere l'altro, quindi era tutto un perimetro da coprire dove ognuno doveva vedere il proprio vicino, e c'erano diverse persone che dovevano essere impiegate perché l'area era molto grande. Lei pensi, già solo la nostra proprietà erano 15.000 metri quadri, certo, quindi una grossa proprietà. Noi, per carità, lì poi la Vigilanza Vaticana aveva il proprio orgoglio, diceva saremmo bastati noi, però i protocolli internazionali sono proprio questo, che lo Stato ospitante deve mettere a disposizione le forze dell'ordine, dunque le cose andavano così. E Giovanni Paolo II si atteneva a quello che chiedeva la sicurezza? Sì, ma Giovanni Paolo II era un uomo molto discreto, molto discreto, non l'abbiamo mai visto fuori di quelli che erano le sue competenze, ma soprattutto anche gli spazi che gli erano riservati. Poi lui aveva tutto un suo orario, tutto un suo, una sua tabella di marcia, molto puntuale, dobbiamo dire molto puntuale, e anche durante le vacanze si alzava molto presto, alle 6:30 del mattino era già sempre in piedi, faceva le sue ore di studio, di preghiera, e poi verso le 9:30 c'era poi tutte queste macchine che partivano per i vari luoghi in cui lui andava a passeggiare e anche a rilassarsi, e che se erano vacanze dovevano avere anche questo aspetto. Certo, adesso andiamo avanti e cominciamo a vedere le immagini di Giovanni Paolo II invece in Valle d'Aosta. Eccolo qua, qui credo fosse già... Questa immagine qui è una delle ultime, certo. E mi pare che sia del 2001. Questa immagine io l'ho messa solo per il fatto che mi hanno sempre preso in giro e mi dicevano sempre: ma chi è quell'uomo vestito di bianco vicino a Don Tarasco? E poi invece ebbi anche così una rimostranza un pochettino, perché fui richiamato all'ordine, perché mi hanno detto che quando uno assiste il Papa non si veste mai di bianco. Quella cosa lì era capitata perché Monsignor Stanislao, quell'anno lì, era l'anno in cui avevamo costruito la casa del Papa, il 2000, esattamente il 2000. Quindi io ho sbagliato, prima ho detto 2001, ma è 2000. E mi disse,
vada a cogliere il Papa e lo accompagni su all'Angelus, no? L'Angelus. E io ero in maniche di camicia in quel momento lì, perché avevamo finito la concelebrazione e tutto quanto, ed ero anche un po' caldato. E non avevo niente da... Dico, non posso andare a prendere il Papa in maniche di camicia. È passato di lì un mio amico che aveva un camice, che era della mia misura, gli ho detto, senti, dammi sto camice, che così vado a prendere il Papa e lo accompagno. Ma non ci ho pensato più di tanto io a tutte queste cose. Anche perché, ripeto, noi eravamo del servizi, quindi bassa forza lavoro. Ecco, certo, diciamo. Sì, sì. E non avevo pensieri. L'unico pensiero che mi è venuto è stato quello. E allora, certo, fuori questa foto, molto chiacchierata, ecco, diciamo così. Ecco, qui invece siamo negli anni in cui del vigore di Giovanni Paolo II, certo, che erano le prime volte che venivano su. Qui siamo nel 96. E l'altro, quel prete lì giovane che davanti a me, perché io sono quello dietro con gli occhiali scuri, e mio fratello sacerdote saliscano, e abbiamo presentato nostra madre al Papa. Ah, quella era la mia mamma. Ah, ecco. Io ho avuto la fortuna che tutti gli anni sono sempre riuscito a far venire su mio fratello e mia mamma a salutare il Papa, e difatti c'è tutta una sequenza di fotografie in cui ricordiamo il Santo Padre. E infatti forse poi ne vedremo più avanti un'altra. Quando... Io avevo 88 anni mia mamma lì. Ma forse ne vedremo ancora un'altra. Questa foto qui è la foto del primo anno in cui Giovanni Paolo II venne su alle Combe, e che era l'anno, l'estate del 94. L'estate del 94. Questo sacerdote qui è il sacerdote che aveva comperato tutto il terreno della colonia di Combe nel 1954, da quei 48 proprietari. Ecco. Lui c'è Monsignor Ovidio Lari, e dietro c'era Don Bassette Luigi, che era l'ispettore dei Salesiani di allora. Questo giovane prete qui è un giovane prete che poi è diventato missionario, è stato giù in Nigeria, ha fatto il maestro dei novizi, adesso è l'incaricato internazionale delle vocazioni della Congregazione Salesiana. Ah, ecco. Allora, andiamo avanti, vediamo la prossima immagine. Vediamo la prossima immagine, ecco qua. Ecco, qui siamo nei momenti di saluto del Santo Padre. Ecco, qui era ancora in Casa Vecchia. La storia delle Combe si svolge in due tempi, perché fino al 2000 Giovanni Paolo II è stato ospitato in una casa privata degli Chevrer. Era un ex, diciamo così, come possiamo chiamarla, una casa dove venivano, una foresteria, un'ex foresteria delle guardie forestali, che ospitavano i giovani che andavano a fare esercitazioni per diventare guardie forestali, oppure per la cura dei boschi, eccetera. E c'era una signora che li ospitava in casa sua. Questa casa era stata scelta proprio come abitazione per Giovanni Paolo II, era intervenuto la regione nella ristrutturazione, eccetera, tutto quanto, e l'avevano resa una villetta a tre piani, quindi c'erano tre piani. E questo era un po' un problema, perché poi verso la fine Giovanni Paolo II faticava anche a fare le scale. Ma cosa è capitato? Adesso, per farla molto breve, c'era stato un piccolo intoppo, diciamo così, diplomatico, per cui sembrava che non potesse più ritornare in questa casa, perché era stata anticipata la notizia che lui veniva senza prima aver accordato con i proprietari. Anche se ormai era la settima volta che Giovanni Paolo II veniva, quindi si dava quasi per scontato. Ed è poi da lì che è nata l'idea di costruire un'altra casa proprio per il Papa. E lì poi vi farò poi alcune riflessioni al riguardo. Anche perché la vediamo poi questa casa, sì, perché lei ci ha fatto sono un po' mescolate le fotografie, un po' in Casa Vecchia e un po' in Casa Nuova. Infatti, qui abbiamo un'immagine molto bella del Papa sofferente, però già. Ecco, questa qui siamo già nel 2000, quando torniamo indietro. Siamo un sempre attimo. Mio fratello ed io che salutiamo il Santo Padre, lì siamo nel 2000, però era già in Casa Nuova.
era in del Casal Nuovo. Il vescovo, allora, dunque questa qui non c'entra niente con le combe, questa qui è stato l'epilogo poi di tutto quanto. Io fui chiamato, dopo queste vicende, da Monsignor Stanislao e da andare giù a Roma a fare a ricoprire l'incarico di capo ufficio dell'amministrazione di Propaganda Fide. E qui era il giorno in cui tutta Propaganda Fide era in udienza dal Papa. E io gli stavo dicendo: Santo Padre, quest'estate vado su alle combe. E lui mi dice: sì, però forse noi non sarebbe più potuto venire. Però venne ancora quell'anno lì, è l'ultimo anno in cui lui poi venne su alle combe. Allora, io direi che abbiamo ancora forse una foto prima. Ecco, questa è ancora, le faccio vedere, questa è ancora sua mamma forse. Sì, questa qui è mia mamma. Questa è mia mamma, qui aveva 92 anni, pensate. Quando io dissi al Santo Padre, guardi che ha 92 anni, fa, ah sì, gli risponde in francese, douze plus que moi, 12 più di me, e quando ha compiuto 80 anni. Certo. E quindi siamo nel 90. Sì, forse no, sì, 90-91. Nel 2000. Nel 2000. Certo. Qui era nel 2000. Perché c'è un arrivo a Caselle, credo. Questo è un arrivo a Caselle ancora quando c'era Monsignor Poletto, che non era neppure ancora cardinale, era arcivescovo di Torino. Certo. Qui aveva già qualche piccolo segno di defaillance. Qui invece siamo già successivamente e qui era ancora nella Casa Vecchia. Questo è l'anno in cui io ho compiuto 25 anni di messa. È l'unica volta in cui Giovanni Paolo II mi ha parlato vis-à-vis, perché normalmente lui teneva sempre il viso basso, salutava tutti, ma non guardava mai nessuno negli occhi. Invece quel giorno lì, io non ricordo cosa mi abbia detto, francamente, però so che mi ha salutato, mi ha fatto gli auguri, mi ha regalato un piccolo calice, no? Ricordando appunto i miei 25 anni di messa. E si vedono dietro tanti giovani, poi ne parleremo, lui amava adesso i giovani. Adesso io posso commentare se le ricordo, vediamo. Certo. Adesso, comunque questa è ancora in Casa Vecchia. Questa è ancora nella vecchia casa. Adesso vediamo se abbiamo ancora altre o se andiamo a vedere direttamente la nuova casa, perché è significativo. Ah beh, c'è ancora questa, sì. Sì, sì. Ah no, questa cosa qui, vede che io sono un po' bagnato, sì, la pioggia. Difatti pioveva quel giorno lì quando è arrivato. Nel 2000, nel luglio del 2000, Giovanni Paolo II viene e viene in Casa Nuova. In questo gesto io gli sto consegnando le chiavi della Casa Nuova. Gli sto consegnando le case delle... E lui mi dice, ma perché siamo dovuti venire qui? Cioè non gli avevamo raccontato tutto il disguido che era capitato, per cui io poi avevo deciso di... costruire con i miei superiori, indubbiamente, di costruire questa nuova casa. Qui è l'arrivo di quell'anno lì e si vede quanto era sofferente. Questa io l'ho messa solo, non è bella questa fotografia. No, ma è significativa. L'ho messa è significativa perché saluta il dottor Seris, peraltro è già mancato anche lui. Che lui, certo. Il dottor Seris, però aveva questa smorfia di dolore che è davvero... A noi sempre ha impressionato moltissimo, perché da quell'anno lì in poi noi l'abbiamo sempre visto sofferente, Giovanni. Certo. Allora proviamo a vedere, dovremmo vedere adesso la Casa Nuova, perché la Casa Nuova ci dice molto. Eccola qua. Questa Casa Nuova qui, allora, ha una storia. Beh, io vi faccio due premesse intanto, per dire, forse la provvidenza agisce anche attraverso... l'asina di Baal, no? Io mi considero un po' così, perché siamo sempre, come dico, noi siamo sempre stati della bassa forza, però abbiamo avuto questo ruolo, insomma, di gestire queste cose e dare origine anche a questa casa qui. Dunque, c'era stato questo piccolo inconveniente, e certamente il Vaticano si era un po' risentito, e io, da quello che mi aveva detto l'economo diocesano, Monsignor Don Luigi Macchignà, mi aveva detto non torneranno più. E a me questa cosa qui dava un po' fastidio, dico, ma sono
venuto tante volte, si è sempre trovato bene, eccetera, eccetera, eccetera. E ho cominciato a pensare, dico, ma come possiamo fare? Magari potremmo costruire una casa nuova, una casa noi, eccetera, vediamo un pochettino come fare. Ne parlai al sindaco, allora era, si chiamava, adesso non mi viene il nome, ma mi verrà poi, il sindaco di allora... D'Intro, peraltro, il sindaco D'Intro. E lui mi dice, sì, qui si potrebbe fare, si può fare solo un, così, un qualche cosa di, che riguardi lo sport, la neve, una pista, come si chiama, di sci, di fondo. Snowboard, questi di fondo. Tra l'altro lui aveva una figlia che faceva sci di fondo, quindi era già un po' esperto della cosa. E sta di fatto che allora io dico, ho cominciato a pensare, lui dice, ma chissà cosa. E lui dice, abbiamo deciso di parlarne con il dottor Cibin, che era l'uomo della sicurezza, il quale mi dice, ne parli con Monsignor Stanislao, se Monsignor Stanislao è d'accordo la cosa si potrà fare. Intanto l'ultimo giorno in cui, del 99, in cui Giovanni Paolo II era alle Combe, ho dato una grande cena in cui ho invitato il presidente della regione, tutti i grandi che potevano venire, è venuto anche Monsignor Anfossi allora, e abbiamo invitato anche il segretario del Papa. A metà della cena io ho chiesto al segretario del Papa che uscisse con me un attimino, e allora gli ho fatto fare tutto un giro. Era una serata splendida, il Monte Bianco si vedeva pulitissimo, lo portai in una zona dove noi avevamo una piccola piscina, no? Proprio davanti al Monte Bianco. E io gli dissi, Monsignore, si immagini qui una piccola casa per il Papa e guardi che bellezza, ha una vista ancora migliore di quanto ce l'ha dalla Casa Vecchia. Poi gli feci fare un giro, le Combe ha una, si affaccia su due versanti, la bassa, verso Aosta e verso il Monte Bianco. Andando verso Aosta c'era un panorama stupendo, perché, e soprattutto di notte si vede, sembra un piccolo presepio, si vede tutta la valle fino ad Aosta, tutte illuminate, bellissime. Ritornando verso casa, spunta fuori il Monte Rosa, quella sera era proprio rosa, bellissimo, e gli dissi, guardi, anche se Sua Santità non starà bene, possiamo recintare, qui ha la possibilità di fare delle passeggiate, essere portato all'aria aperta, ha il suo riservo, eccetera, eccetera. Monsignor Stanislao non disse mai una parola. Prima di entrare e ritornare in refettorio, mi infilò una mano qui nel colletto e mi disse, lei, Don Tarasco, faccia. Se ha bisogno di soldi, me ne chieda. Dico, no, non si preoccupi dei soldi, io gli ho detto. Non si preoccupi dei soldi. Lei faccia. Il Santo Padre preferisce venire in casa di religiosi che non in casa di privati. E questa è stata una benedizione. Certo. Allora, io gli ho detto, ecco, se lei mi assicura che il Papa viene, almeno una volta io mi impegno a costruire questa roba. Allora lo dissi all'economo diocesano, lo dissi al mio superiore, ebbi il benestare di tutti, chiamai l'architetto Franco Accordi e gli ho detto, senti, questa è l'occasione per te. Era colui che aveva già progettato la colonia, quella che abbiamo visto prima. Certo. Con i monaci, no? Che eravamo passati da una struttura prefabbricata a una struttura di pietra e legno che era di un certo pregio. Allora, gli ho detto, fai questo progetto, era il 22 luglio, e gli ho detto, per il 16 agosto mi devi dare il progetto. 16 agosto puntuale, lui mi ha dato il progetto. L'8 settembre abbiamo chiesto un appuntamento a Monsignor Stanislao, siamo andati giù, gli abbiamo fatto vedere i disegni, li ha approvati, mi ha ripetuto, se ha bisogno di soldi me ne chieda, io dico, non si preoccupi, la provvidenza è grande. Difatti abbiamo trovato tutti i soldi senza chiederne al Santo Padre, quindi abbiamo potuto offrire questo omaggio a Sua Santità. E l'architetto Accordi ha intuito, e questa è la parte posteriore, la precedente ha una forma un po' speciale, perché parlando con sua moglie, l'architetto dice, ma come devo fare questa casa? E la moglie gli ha suggerito, ma fai come fossero due mani che si uniscono in preghiera. Certo. Il senso di quella casa lì è così. Sono due mani che si uniscono in preghiera. Poi c'è questo grande
colonna in pietra che è tipica anche delle strutture valdostane, eccetera, però e si rivolge verso il Monte Bianco. Tra l'altro la struttura è fatta in modo che tutto dove si posava e stazionava Giovanni Paolo II, da lì lui potesse vedere il Monte Bianco. Qui sotto era la refettoria, la sala da pranzo, qui c'era lo studio e qui c'era la camera da letto. Questa è la parte posteriore. Ecco, qui vediamo che cosa vedeva. Qui, adesso purtroppo la fotografia qui non è bellissima perché ci sono le nuvole, ma qui davanti tutta questa zona qui è il Monte Bianco. Certo. E lui si sedeva su queste panche, era il giardinetto che stava davanti alla casa e insomma la peculiarità di questa casa è che è stata costruita dal 28 ottobre al 4 aprile. In tempi velocissimi. Peraltro era una casa molto frugale, uno si immagina che il Papa vada in una mezza reggia. No. Io devo dire che grazie, ho avuto il più bel complimento che mi ha fatto Monsignor Stanislao è che era una casa sobria, modesta, ma degna di un Papa. Molto bella in effetti, però poi se la vediamo così, ecco, qui vediamo, cominciamo a vedere gli interni. Allora, questo è un interno, questo qui, poi io l'avevo arredata, questa casa qui, dall'8 aprile fino al 22 mi sono dato all'arredamento e sono andato a reperire diversi mobili. Questa, tra l'altro, era una scrivania molto importante perché apparteneva al Cardinal Cagliero. Il Cardinal Cagliero è il primo cardinale salesiano. E questa data, c'è ancora sopra la data, 1867, e poi queste poltrone, insomma, tutto l'arredo e anche le cose sono state studiate un momentino in maniera un po' adeguata. Dietro vedete un inginocchiatoio. Sì. Quell'inginocchiatoio lì, c'è l'originale di quello inginocchiatoio lì a Palazzo Madama. Noi avevamo a Saint-Yon i maestri falegnami, certo, la scuola di falegnameria, e uno dei maestri andò una volta a Palazzo Madama e si ricopiò tutto questo inginocchiatoio. Ci sono 36 essenze che formano quell'inginocchiatoio a intarsi. Quindi questo confratello salesiano, e questo qui, ecco, questo inginocchiatoio qui. Sì. Questo confratello salesiano non fece mai quest'opera, tenne solo i disegni. Quando morì, dalla Corea erano venuti due salesiani coadiutori falegnami, hanno visto questo disegno, in memoria sua hanno realizzato questo inginocchiatoio, per cui noi l'abbiamo messo lì a disposizione del Papa ed è un capolavoro, Certo. Cose molto belle in un ambiente, come diceva lei, molto sobrio, quindi molto sobrio, sì. Questa era la camera del Suor Tobiana. Il Papa aveva una suora che lo assisteva perché aveva bisogno di tanta assistenza negli ultimi 3 anni. E allora avevamo messo una camera adiacente a quella del Santo Padre ed era quella della Suor Tobiana, la superiora delle suore che lo assistevano, che sono le consorelle di Suor Faustina Kowalski. Certo, sì. Questo era invece il comò della camera da letto. Questa è la camera da letto del Papa. Vedete, ecco, aveva fatto una serie di cose interessanti. Questi mobili qui sono del fine 1700. Quindi li avevo trovati in una soffitta, pensi. Questo era il letto di Giovanni Paolo II. Quindi anche molto 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 sobrio, molto, però molto bello e delicato. Aveva le misure, c'erano delle misure standard che dovevano essere osservate perché allora lui, già dopo la rottura del femore, aveva dovuto avere alcune attenzioni a questo riguardo. Certo. Però veramente molto bello e molto sobrio, però elegante. Guardando le immagini si capisce perché le era stato detto è degna di un Papa. Sì, queste erano invece la camera delle suore. Le suore avevano queste strette, no? Dormivano due, erano due nella stessa camera. Ogni camera era arredata dal bagno. Però avevamo messo queste tendine per creare quella privacy per ogni suora, insomma, che certo assisteva al Santo Padre. Però erano anche qui cose molto interessanti, molto belle. Certo. Questa era la cappella cappella interna alla casa. Questo era l'inginocchiatoio che Don Martignan aveva messo a disposizione del Papa
su questo ginocchiatoio il Papa ha pregato tanto e qualche volta anche pianto, perché ci sono stati dei momenti che, nonostante le vacanze, lui aveva, probabilmente aveva notizie di problemi, di cose che lo facevano anche soffrire, e allora ecco che e questo era un altare, l'altare su cui lui celebrava. Celebrava. Queste cose qui, alcuni pezzi li ho io, alcuni pezzi sono ritornati dove erano, perché con la caduta di Benedetto XVI hanno poi raddoppiato la casa, l'hanno ristrutturata e raddoppiata. E allora, questo era l'atrio. Avevamo, ecco qui, noi avevamo messo, per dire che insomma siamo salesiani, avevamo messo Don Bosco con i ragazzi, insomma. Certo. E poi pezzi così di antiquariato che abbiamo raccolto qua e là. Devo dire che per l'arredo la provvidenza ha pensato tutto lei, io non ne ho speso molto. Questa era una cucina che mi sono fatto regalare da un mobiliere dicendogli che era la cucina per la casa del Papa, e lui generosamente ci ha donato. Comunque anche qui sobria ma funzionale, voglio dire, sì. Il Papa si sentiva a casa lì. Si sentiva a casa. E poi la cosa interessante, io avevo preso tutto il vasellame, tutti i piatti, i bicchieri, eccetera, di un servizio che mia mamma aveva. Quando ha disfatto casa, noi avevamo tutte queste cose, che erano anche belle, erano tutti pitturati a mano, una cosa là. Cosa facevano le suore? Non so come. I piatti di cucina, che noi usavamo in cucina, li davano al Santo Padre, e gli altri li usavano. Sì, sì. Perché non avevano questo problema, il Papa era molto molto semplice, anzi l'attendente di camera mi diceva che era un uomo molto povero, e Giovanni certo. Paolo II è morto molto povero, cioè di suo aveva quasi nulla, e poi non aveva nessuna pretesa. Molto, molto austero, ecco, molto diciamo, austero, semplice, austero. Essenziale. Certo. Eravamo certo. Più noi a avere i problemi. Questa era la sala da pranzo, e questo invece era il salotto. Tra l'altro questi due poltrone erano di Casa Savoia, li ho recuperate, sono gli unici pezzi che ho comprato. Le avevo recuperate, e perché tutti gli anni vedevo che le portavano, le affittavano, eccetera. Dico, ma se tagliamo la testa al toro, prendiamole, mettiamo lì. È diventato il salotto di Giovanni Paolo II. Di Giovanni Paolo II. Anche questo molto bello, molto elegante, molto sobrio. Eccolo qua. Qui lo vediamo. Avevano il fax, eccetera. Questo tavolino qui, tra l'altro, l'avevano costruito i ragazzi di Châtillon. I ragazzi della scuola di falegnameria. Poi si vede che siamo in Valle d'Aosta, anche il quadro dietro è un quadro in legno. Certo, sì, sì. Quindi qui sono maestri, la Valle d'Aosta. Comunque questa casa qui era composta di 7 camere, quindi c'era proprio l'essenziale per il personale. Anzi, il Monsignor Stanislao aveva chiesto una camera in più, però non ce l'ha. Allora, quando è stata progettata, non ci stava. Ed è andata così. Questo era il dehors della sala da pranzo. Sì, quello che è in esterno. Questo... Questo era il balcone che guardava il Monte Bianco, ecco qui. Il balcone della camera da cui lui si affacciava e poteva contemplare il Monte Bianco. Abbiamo visto prima il giardino sotto, e sì. Questo è il balcone della sua camera, invece. Della sua camera si affacciava proprio sul giardino. Adesso qui invece abbiamo un documento importante, allora, sì, che la riguarda. Questa qui è l'immagine un pezzettino di tela che è stato. Ecco qui, 2001. Questo era poi il biglietto finale che io lasciai proprio nel 2000, no? E dove scrivevo pure appunto questo pensiero, no? Di ringraziamento, e chiedevo una benedizione per i miei e per il mio apostolato. E Giovanni Paolo II mi scrive di suo pugno: grazie per tutto, Giovanni Paolo II. È una cosa che... Ma così conservo proprio come reliquie, con grande gratitudine. Certo. Intanto abbiamo fatto questo tour, e grazie per avercelo fatto fare. Ma per chi lo ha visto da vicino, ha condiviso con lui, come ha detto lei, un pezzo di storia, di vita, che analogie possiamo pensare di trovare fra
Don Bosco e Giovanni Paolo II. Credo che l'analogia che maggiormente emerge e che immediatamente raccogliamo è il fatto che lui amasse i giovani così come Don Bosco li ha amati, no? Poi sono due stili diversi, sono due cose molto diverse. Lui si era molto preoccupato nella sua vita, come vediamo anche dai filmati, eccetera, della sua storia, degli universitari, di quei giovani un po' adulti che in qualche modo avrebbero impresso anche un corso nella storia. Don Bosco si era preoccupato un po' più dei più piccoli, no? Però e dei giovani soprattutto più emarginati, lasciati soli. Infatti una delle cose che Don Bosco ci ha lasciato è quella di andare ai giovani più poveri. E anche Giovanni Paolo II credo che abbia sempre avuto attenzione a quelli che erano nel bisogno i più poveri anche nella sua Polonia, soprattutto con tutte le vicende che hanno vissuto. Quindi c'è una grande analogia, questo amore per i giovani. E Giovanni Paolo II è stato amato dai giovani, così come Don Bosco è amato dai giovani. E quindi è l'analogia che più, secondo me, emerge dalla storia e dalla conoscenza di questi due personaggi. Con stili diversi, con situazioni totalmente diverse, ma effettivamente con questa attenzione a coloro che saranno, che sono il futuro sia dell'umanità che della Chiesa. Se vuole io le racconto un piccolo aneddoto. Certo. Giovanni Paolo II una sera venne a cena da noi, no? Una cena che era stata così pensata in gran segreto, non dovevamo avvisare nessuno. Il segretario mi ha detto, mi raccomando, mantenga il segreto, non dobbiamo... È proprio una cosa informale, no? Informale. E lui è venuto, noi abbiamo preparato una cena, eravamo noi della comunità, i salesiani, e un po' di la vigilanza e basta. E il Santo Padre a un certo punto si alza e comincia a parlare dei salesiani. E lui ha raccontato quella famosa barzelletta che tutti conoscono, dicono, sapete le tre cose che non conosce il Padre Eterno? Il Padre Eterno sono tre le cose che non conosce. Primo, che cosa pensano i gesuiti? Secondo, quante congregazioni di suore ci sono nel mondo? E terzo, quanti soldi hanno i salesiani? Allora il segretario alla fine mi dice, ma senta, lei faccia... Allora mi ero fatto un po' la fama perché alla fine delle cene facevo sempre un po' un discorsetto, facevo degli auguri, riuscivo a parlare, insomma. E lui mi fa, dica due parole di ringraziamento al Santo Padre. E io senza pensarci, ma proprio da spregiudicato, dico da spregiudicato, mi alzo e dico, Santo Padre, noi siamo felici di averla avuto con noi questa sera. Abbiamo sentito e ascoltato con affetto le sue parole, ma mi permetta di correggerla. E allora lui già ha fatto un sorriso a questo riguardo e dice, e siccome allora ero economo, gli dice, ma vede Santità, lei dice che anche il Santo Padre non sa quanti soldi hanno i salesiani. E io gli dissi, guardi, penso di essere uno di quelli che ha le mani in pasta e quindi ha conoscenze di causa a questo riguardo, facendo l'economo. Guardi queste mani, guardi, le posso assicurare che in queste mani di soldi ne passano tantissimi. Purtroppo non ne rimane nessuno. Siamo carichi di debiti. Se Sua Santità vuole concorrere a estinguerli, è il benvenuto. Ha subito cambiato discorso e ha parlato di martiri di Osvieci. Non male. Peraltro c'è un'altra cosa che li lega. Entrambi arrivano da un mondo, Giovanni Paolo II, vabbè, dalla Polonia, da un mondo del lavoro manuale, per cui anche l'attenzione che hanno a chi lavora, cioè entrambi conoscevano il valore del lavoro. Sicuro, sicuro. Di fatto, questo, quello di Giovanni Paolo II lo sappiamo anche dai filmati che abbiamo potuto vedere in questi giorni, perché la RAI in questi giorni ha trasmesso. Io ho avuto occasione di rivedere più volte questo, la vita di Giovanni Paolo II. E anche Don Bosco la prima cosa che ha fatto ha insegnato i mestieri ai suoi ragazzi. E quindi certamente il lavoro diventa una caratteristica fondamentale del mondo salesiano. Guardi che noi ha lasciato un motto, noi, lavoro e temperanza, le due cose che Don Bosco ci ha lasciato. E devo dire che questo è a norma, direi anche a detta del rettore maggiore,
i salesiani da questo punto di vista si sono sempre distinti, sul lavoro, certo. lavorare tanto, lavorare per i giovani, lavorare per il Signore, per la vigna, ma lavorare, perché la dignità della persona è il mantenersi con il proprio lavoro. Certo. Certo. E quindi questo credo che sia stata anche una caratteristica importante che Don Bosco ha trasmesso ai suoi ragazzi, ai suoi allievi, ai suoi ex allievi e soprattutto anche a noi salesiani. E così Giovanni Paolo II in questo è stato un lavoratore infaticabile, infaticabile. Lo vedevamo anche qui alle Combe, lui aveva il suo orario, 6:30 era in piedi, lavorava, faceva almeno un paio di ore di lavoro, pregava e poi allora si dedicava a quello che era il programma, ecco, che loro avevano. Ecco, che impressione avevano quelli che lavoravano per lui? Lei dice, io ero la bassa manovalanza, non è vero, era l'organizzatore, il deus ex machina dell'organizzazione che portava di Giovanni Paolo II. I suoi collaboratori, quelli che collaboravano, quelli della sicurezza, guardi, come giudicavano questo Papa? Ma tutti eravamo... Beh, lei sa che quando si ama non si giudica. No, certo. E noi avevamo un senso di devozione al Santo Padre che ci avesse chiesto qualunque cosa l'avremmo fatta. Perché? Perché vedevamo in lui proprio questo personaggio carismatico, questo personaggio che ci richiamava i grandi valori della nostra fede, del cristianesimo, e il vicario di Cristo. Cioè, lo vedevamo proprio così, ma con affetto, ma proprio con affetto. E questa è la cosa bella, perché non c'era nessun ragionamento al riguardo. Non c'era nessun ragionamento. Si certo. era dediti, devoti e orgogliosi di fare questo lavoro. Certo. Cioè, sì, quindi... Altre cose non saprei dire. Certo. La nostra giornata cominciava alle 5:30 del mattino e finiva all'1 di sera. Certo. Questi erano i giorni del soggiorno del Santo Padre. E si facevano tutte le cose in continuità, ad andare a prendere il pane, a tenere puliti gli ambienti, a preparare le cene, a organizzare questo e quell'altro ancora, a garantire la sicurezza, insomma tutte queste cose. Certo. Era comunque giornate molto impegnative per voi, così come lo erano per il Papa, peraltro. Quindi si riposava o no alle Combe? Lui si riposava perché poi dopo, durante le escursioni che faceva, davvero si divertiva. Quando i primi anni, io solo ricordo che con lui c'erano anche le forze armate che sono accreditate presso il Vaticano, quindi la polizia italiana è accreditata presso il Vaticano. E lo seguivano, perché erano obbligati a seguirlo, ma non ce la facevano. Alla sera, quando arrivavano, mi chiedevano sempre una vaschetta o un qualcosa di acqua calda per fare il pediluvio, perché avevano i piedi gonfi, non ce la facevano. Ma questo è un camoscio, non si riesce a stargli dietro. E effettivamente... amava proprio talmente tanto la montagna ed era, quando era in forze, davvero aveva un'energia straordinaria, no? Cioè. Comunque, riposare, credo che si riposasse, anzi alla fine ne aveva sempre avuto dei benefici. Poi, devo dire che rispetto a Lorenzago c'era una caratteristica. Lorenzago purtroppo era in mezzo alla gente, quindi lui amava una certa riservatezza. Un certo distacco da tutto quello che era anche lo stress mediatico, perché in effetti Giovanni Paolo II è stato un po' così, e quindi si riposava, ma era molto, diciamo, amavano molto la privacy, molto la riservatezza. No? Cioè, poi credo che già fosse un riposo essere fuori, diciamo così, dagli ambienti romani, sì. che sono uno stress. Ma poi la Valle d'Aosta, devo dirgli, gli ha offerto delle cose straordinarie. Dal Monte Bianco, quando è andato su, che l'hanno portato su in elicottero, indubbiamente, però lui lì ha goduto proprio tanto, a tutte le altre passeggiate che ha fatto, che ci sono dei posti straordinari, bellissimi, dei balconi che sono stupendi. Ecco, e lui in quello davvero si ritrovava un pochettino a suo agio.
Adesso quella casa così bella che abbiamo visto, quella casa vostra, Salesiana, che fine ha fatto? Quella casa lì è ancora lì adesso, certo. È stata raddoppiata, lì c'è una, il raddoppio è stato fatto con l'intervento sia della regione, del Vaticano e della diocesi, e c'è una convenzione fino a quest'anno, la convenzione scade quest'anno. Comunque io spero e penso e mi auguro che rimanga così, un luogo di riferimento, di preghiera, di spiritualità, che non venga banalizzato. Ecco. Noi purtroppo sappiamo qual è la crisi oggi di tutte le colonie montane. Certo. E i salesiani praticamente hanno messo tutte in vendita, perché non c'è la possibilità di gestirle, non c'è, direi così, una sostenibilità economica. Però questo di Le Combe è un posto speciale, un posto che deve che custodisce una memoria. Guardi, io le posso dire, ci sono due fatti che mi hanno sempre molto colpito. Quando ho ristrutturato la colonia, siamo nel 1996, quando ho ristrutturato la colonia ho fatto una scommessa con l'architetto. Io non so perché ho detto quella cosa lì, ma gliel'ho detta l'architetto. Loro sono partiti i lavori al 28 di ottobre e lui mi dice: ma non ce la facciamo a finire per giugno a fare questa struttura? Lei pensi che la colonia sono 1537 metri quadri, quindi è una cosa, un impegno. Il 23 giugno era finita. Quindi 28 ottobre, 23 giugno, finita. Doveva essere fatto ancora il tetto in pietra, però era già abitabile. Certo. Allora io dissi all'architetto quella volta: tu non ti preoccupare, tu comincia sti lavori, vedrai che fino all'8 di dicembre non nevica. Ma non so perché ho detto quella cosa lì. Le ripeto, mi rimane ancora adesso strano. E il 30 di novembre l'architetto da Aosta mi telefona giù a Torino, dice: senti, preparati a pagare la cena perché qui sta nevicando. Aosta. Aosta sono 400 metri, Le Combe sono 1350 metri. Certo. E io così, anche lì, senza pensarci, ho detto: ma sei stato su Le Combe a vedere? Oh, lei non ci crederà, ha nevicato dappertutto tranne che a Le Combe. Qualcosa voleva dire. Qualche cosa voleva dire. Quando abbiamo costruito la casa, abbiamo incominciato di nuovo il 28 ottobre, finito il 5 di aprile. E allora io, anche lì, ho detto: tu fai i lavori, vedrai, usate cemento antigelo, eccetera, ma vedrai che non nevicherà. Ha dato una spolverata, non è venuto un centimetro di neve. E il 2 aprile, il 5 aprile la casa era finita. Cioè, queste cose qui io le ho lette dicendo: ma probabilmente diranno anche qualche cosa. Come è stata tutta la storia di Le Combe, che ha preparato questa venuta di questi papi, e adesso questo luogo si chiama Le Plan du Pape, no? Che è un po' la denominazione che i valligiani in Tro hanno voluto dare proprio a questa zona dove c'è la nostra colonia, questa casa. E noi, ripeto, speriamo che rimanga un luogo di pellegrinaggio, così come a Le Combe, proprio nel paesino di Le Combe, hanno fatto questo museo di Giovanni Paolo II. Certo. Certo, allora io intanto la ringrazio molto. Intanto rimetto questa foto che mi piace molto, sì. Per ringraziarla della cortesia che ci ha fatto essere con noi, ci ha fatto rivivere. E ci ha raccontato una storia che non conoscevamo, ovviamente, che è importante, soprattutto per i nostri giovani che imparano a capire che cos'era la vita di Giovanni Paolo II lì. Ed è l'altra molto... cosa che devo dire: i giovani che sono venuti su con me in quei tempi ricordano con entusiasmo queste vicende. Certo. Ci tenevano molto a venire, e si lavorava, ma certo. Ci tenevano proprio tanto. Certo. Beh, abbiamo detto che era un papa che amava molto, molto i giovani, e i giovani amavano molto lui. Certo. E questa è la cosa più importante.
Don Genesio, io la ringrazio molto, lei è stato di una cortesia. Abbiamo passato insieme quasi un'ora, ma è volata, non me ne sono accorto. Ho detto faremo una mezz'oretta, invece sono più di 50 minuti che ci raccontiamo cose molto, che lei ci racconta cose molto molto belle. Quindi la ringrazio molto. La ringrazio per voi che mi avete fatto rivivere questi bei ricordi. In diretta è finito adesso il video con il quale Don Genesio ci ha raccontato un po' tutto quello che stava succedendo a alle Combe d'Intro nel momento in cui Giovanni Paolo II era lì ovviamente ad Intro. Allora, con noi collegato c'è Vittorio Anglesio, che è il sindaco d'Intro. Intanto lo ringrazio per essere con noi oggi, che è una giornata importante perché è il centenario della nascita di Giovanni Paolo II. Questa mattina noi eravamo collegati da Wadowice, da Cracovia, abbiamo visto le immagini, i preparativi, questa sera vedremo appunto una videoguida, però quando parliamo di Giovanni Paolo II noi parliamo di Le Combe. Qualcuno non sa neanche che Le Combe fa parte del comune di Intro, pensa che sia un comune. Sì, no, noi per fortuna siamo legati indissolubilmente alla memoria di Giovanni Paolo II. In effetti Le Combe è una frazione del comune di Intro, il comune di Intro è un comune della Valle d'Aosta, la Valle d'Aosta ha 74 comuni, Intro è uno di questi 74 comuni. Il comune di Intro è ai piedi del Parco del Gran Paradiso, quindi proprio un comune di media montagna, il capoluogo si trova a 880 metri, e la frazione di Le Combe è posta su un promontorio, diciamo a 7 km dal capoluogo, dove ci troviamo noi ancora adesso in questo momento, che siamo in municipio. Certo. Le Combe è stata scelta dal Papa Giovanni Paolo II per passare le vacanze estive, e poi gli è piaciuta talmente tanto che ci è ritornato per ben 10 volte. Sì, 10 volte sono davvero tante. Io adesso vedo se riesco a mandarvi un po' di immagini della casa di Le Combe. Diciamo che Le Combe ha una balconata bellissima di vista sul Monte Rosa, sul Bianco, forse. No, sì, allora si vede proprio perché Le Combe è un promontorio sulla valle, allora i piedi delle Combe, abbiamo tutta la piana centrale di Aosta, con fondo Aosta, San Piero, Mapile, tutti i castelli, poi ci alziamo lo sguardo, diciamo, verso Aosta, in fondo abbiamo tutta la catena del Monte Rosa con il Cervino, e sulla destra, proprio sopra Aosta, abbiamo il Monte Vidius e la Becca di Nona, girandoci dall'altra parte abbiamo alle spalle proprio la catena del Monte Bianco, con il Dente del Gigante, del Gran Giurasso. Ecco, adesso qui vediamo tutto. Perfetto, questa è la casa dato che ha ospitato i soggiorni del Santo Padre, dove ci sono i fiori sopra, era il suo alloggiamento, e sotto dove poteva stare qui. E infatti adesso la vedremo nei particolari anche questa casa, perché queste sono le foto che ci ha mandato Don Genesio, quindi da dentro. Esatto, questa qui è la casa dei Salesiani, è stata costruita su Salesiani e ha ospitato il Papa dal 2000, perché prima era un'altra casa privata, sempre su Le Combe. Questa è Monte Rosa, questa è Rosa là dietro, coperta. È il Monte Bianco, in fondo lì c'è il Monte Bianco. È il Monte Bianco. Quindi il Papa si metteva su queste panchine, poteva leggere, fare qualsiasi cosa, scrivere o conversare con gli amici, e aveva proprio la vista sul Monte Bianco davanti. Quindi Monte Bianco, su quale peraltro è stato. Questa era la casa. Se andiamo un po' più avanti, ecco, qui vediamo gli interni, esatto. Molto bella, ma molto sobria. Gli interni della casa che erano logicamente stati arredati con molto gusto e come voleva, secondo le prescrizioni e le indicazioni del Santo Padre. Certo, Giovanni Paolo II non trascorreva tanto tempo nella casa, perché lui amava immensamente la montagna, e quindi ogni giorno, anche l'ultimo anno che è stato in vacanza nel 2004, che aveva dei grossi problemi fisici, ci faceva accompagnare da nostri, diciamo, guardie forestali, quindi dal compianto dottor Solis,
e insieme a tutto lo staff che c'era, gli organizzavano ogni giorno delle passeggiate o delle gite e lui andava a contemplare tutta la montagna. Certo, lui era un amante della montagna e gli piaceva proprio la montagna. Peraltro voi alle Com, le anticipo una cosa che poi magari avremo modo nei mesi prossimi a parlarne. Stamattina con il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Cracovia ci siamo collegati con Vadovice, dove c'è un museo della casa natale di Giovanni Paolo II. E l'abbiamo visitato. Esatto, mentre voi alle Combe avete il museo che ricorda Giovanni Paolo II lì da voi in montagna. E stavamo meditando di dire all'Istituto Italiano di Cultura di Cracovia di proporre una specie di gemellaggio per scambiare culturalmente la cultura polacca e quella valdostana, quella italiana. Assolutamente d'accordo. Allora, noi come amministrazione comunale nel 96 abbiamo aperto questo museo dedicato alla memoria di Giovanni Paolo II per ricordare tutte le visite, che le vacanze, i soggiorni che ha fatto in Valle d'Aosta, ma non solo, ma c'è anche tutta una storia della fotografia dei genitori, quindi di Vadovice, e di tutti i suoi viaggi apostolici nel mondo. Noi come amministrazione, quando c'era ancora il vecchio sindaco Osvaldo Nodin, il sindaco e il mio predecessore, aveva fatto una specie di gemellaggio con la comunità con il comune di Vadovice, e avevamo invitato in qua una delegazione, c'era il sindaco, il vice sindaco, degli assessori di polacchi qui a Dentro, e li avevamo ospitati, gli avevamo fatto vedere il villaggio di Le Combe, il museo, e stessa cosa, poi l'anno successivo eravamo noi andati a Vadovice a visitare la casa natale, il museo che mi ricordo, la chiesa e poi la città di Cracovia, dove il Papa aveva fatto prima il sacerdote e poi dopo il vescovo. Certo, qui vediamo un po' di immagini che ci aveva girato nella diretta che abbiamo fatto qualche giorno fa Cristian Lucisano, ovviamente con quello che era riuscito a fare, perché poi lì la connessione internet sotto, nella parte sotto, era un po' più problematica, però questo è quello che ci aveva mandato e ci aveva spiegato lo zaino e tutto quello che fa parte del ricordo che Giovanni Paolo II ha lasciato lì da voi. Peraltro adesso quella casa che fine farà, sindaco? La casa che ha ospitato Giovanni Paolo II, che è dei Salesiani, vero? Però mi pare che stia per finire la convenzione, non lo so. Cioè... No, allora lì magari il dottor Rasco ve l'ha spiegato anche lui. Certo. Il problema è che i Salesiani, adesso col nuovo economo che c'è adesso, insieme a tutti i Salesiani, hanno dei problemi come vocazioni e hanno dei problemi di gestione. Quindi certo, hanno cercato di mettere in vendita tutte le case vacanze della Valle d'Aosta, che non ce ne sono solo, ce n'è una alle Combe, ma ce n'è una a Cogne, una in Val Tournanche, una in Val d'Ayas, mi sembra. E logicamente insieme alla colonia salesiana pensavano di mettere in vendita anche la casa del Santo Padre. Certo. Appena noi abbiamo sentito questa notizia ci siamo mossi insieme all'amministrazione regionale per... Mi vedete? Sì, lo vediamo, adesso lo vediamo bene. La vediamo. Insieme all'amministrazione regionale abbiamo fatto un incontro con i salesiani per stoppare un po' questa vendita, questa alienazione. E allora adesso i salesiani avevano dato mandato a una ditta da loro incaricata per fare un bando per la possibile gestione della casa che ha ospitato il Santo Padre. Certo. Al momento non abbiamo avuto notizie sul proseguo della trattativa, di quello che sta succedendo. Sappiamo solo che abbiamo stoppato per il momento questa vendita. Ecco, perché sarebbe davvero un peccato, sarebbe bello se questa casa in qualche modo fosse fruibile, non dico come solo museo, ma magari per i giovani, per insomma, che o per i sacerdoti, per gli esercizi, non so, forse voi avrete comunque c'erano tante idee, bisogna essere sedersi intorno a un tavolo insieme ai salesiani per vedere di riuscire a gestire sia la colonia che il museo, B
logicamente aprire la casa, che diventi un museo anche la casa, perché certo, oltre alla casa, le foto che ha visto lei, che gli ha disegnato il Tarasco, la regione Valle d'Aosta insieme a Sempre anche ha fatto poi un altro evento in tutta questa struttura, dove ha creato dentro una cappella e con dei locali sotto per ospitare delle stanze, per ospitare, diciamo, la delegazione che si muoveva dal Vaticano. E niente, quindi sarebbe bello, perché tutta la gente che viene alle COV ci chiede sicuramente del museo e del santuario, ma ci chiede anche di poter visitare la casa che ha ospitato Santo Padre. Certo, peraltro vedo che è arrivata Nella Falletti da Castellamonte, che è consigliere comunale. Questa mattina abbiamo avuto il sindaco di Castellamonte, oggi pomeriggio era impegnato, ma chiede a lei di portare il saluto della città di Castellamonte anche alla città al comune di Intro, ovviamente. Vi cambiamo gli auguri. Grazie, buongiorno, grazie per l'invito, è un piacere conoscere il sindaco di Intro, è un posto meraviglioso e avevamo delle immagini con il Papa veramente splendide quando lo vedevamo su quelle terre così vicine a noi, perché la Valle d'Aosta condivide con noi il Parco del Gran Paradiso, quindi questo è un altro momento che ci lega fortemente alla terra. Che cosa aggiungere sul Papa, che è stato un personaggio che ha rotto un pochino quelli che erano gli schemi che noi conoscevamo. È stata una persona che è stata molto più vicina e più umana, se si può dire, più partecipe a quelle che erano anche le problematiche dei cittadini normali. Che cosa aggiungere ancora? È stato un padre santo, veramente la sua immagine, io ricordo sempre, mi è rimasta impressa soprattutto l'immagine al suo funerale, quando quel grande libro appoggiato sulla bara continuava a essere sfogliato dal vento. Questa è stata un'immagine, penso, che abbia commosso tanti e che ci portiamo ancora appresso, come in questi giorni vedere il Papa attuale salire verso San Pietro da solo, e lì anche la solitudine dei grandi personaggi. Peraltro questo momento così di pandemia, di lockdown, ci ha insegnato magari a fare rete, poi anche se solo in modo virtuale. Questa rete la possiamo trasformare in rete reale, perché diceva giustamente il sindaco di Intro, loro sono ai piedi del Parco del Gran Paradiso in Valle d'Aosta, noi qui siamo ai piedi del Parco del Gran Paradiso in Piemonte, loro sono l'area vacanze di San Giovanni Paolo II, Wadowice, il comune in cui è nato, Cracovia in cui è stato, insomma loro hanno un museo, a Wadowice c'è un museo, a Cracovia c'è un museo, si è collegato adesso Diego Audero, lui è da Cracovia, Diego si collega da Cracovia. Buongiorno. E vedo che è arrivato anche Giuseppe Mammino, vediamo poi se ci sente e se ci vede, perché anche lui è invece da Roma e lui è stato un altro amministratore che ha una importante esperienza da comunicarci. Peraltro, per quanto riguarda le COMB, la presenza del Santo Padre ha cambiato in qualche modo la vita, le sorti, l'economia del vostro comune? Sicuramente l'ha trasformata, non l'ha solo cambiata, l'ha trasformata, perché le COMB era un piccolo borgo di montagna a 1350 metri, con poche case, diciamo, ristrutturate e qualche abitante, diciamo, d'estate c'erano le seconde case che si aprivano, ma durante il resto dell'anno c'era pochissimo movimento. Dalla venuta del Papa, per 10 anni di seguito, logicamente l'economia ha cominciato a girare, noi come comune abbiamo cominciato a fare degli investimenti, quindi abbiamo aperto il museo, abbiamo rifatto tutta la pavimentazione, abbiamo dotato dei servizi per il gas centralizzati a tutto, hanno aperto dei locali pubblici, due bar hanno aperto sulle COMB, poi ristoranti, seconde case, quindi si è tutto un po' movimentato l'indotto. Poi non dimentichiamo che quando veniva il Papa, logicamente tra
dover ospitare giornalisti del seguito, scorte, evidentemente venivano solo anche poliziotti, carabinieri, e logicamente l'indotto veniva diciamo, spartito tra tutti i comuni intorno ad Entrò, quindi il comune di Villeneuve, di Herbier, di Rémy-Saint-Georges, di Rémy-Notre-Dame, di Val-Savarenche, e quindi tutto questo bene che faceva il Papa c'era una ricaduta anche diciamo economica sul nostro territorio. Su tutta la valle, non solo sul vostro comune, quindi? I nostri comuni perché erano stanziali, ma su tutta la valle certamente, perché poi la gente che veniva in vacanza per dire a Champollion o a Cervinia sapeva che c'era il Papa che andava a celebrare l'Angelus sotto il Monte Rosa piuttosto che su dei prati di Cogne sotto il Gran Paradiso, e si metteva in moto in macchina per andare sulla domenica a vedere il Papa. In più si sapeva che il Papa faceva sempre delle passeggiate, quindi c'erano proprio la gente che andava a camminare in montagna sperando di poter incontrare il Santo Padre. Santo Padre, certo. C'era chi faceva le ipotesi di dove sarebbe potuto andare. Esatto. La maggior parte le sbagliavano, anche perché io mi ricordo, noi giornalisti facevano filtrare delle notizie facendo finta che erano scappate per depistarci, ovviamente, perché il Papa amava stare da solo. È così. Però la cosa bella è che quando ritornava da queste vacanze, da queste passeggiate, c'era una folla immensa dall'inizio dell'ultima curva, prima di imboccare la strada per andare alle Combe, c'era una folla. E il Santo Padre si fermava e aveva una carezza per un bambino, una preghiera per un anziano, cioè incontrava tutti. Infatti tutti i valdostani hanno nei loro cassetti una foto con il Santo Padre, un ricordo da portare nel cuore di questo incontro con questa santa persona. Era una grande disponibilità quella che dava, sicuramente. Voglio capire se da Roma Giuseppe Mannino ci sente oppure no, perché io vedo un video ma non vedo lui, quindi non so se ci sta sentendo meno. Se ci sente poi lo tiriamo in ballo e poi spieghiamo perché. Eccolo, lo vedo adesso apparire. Eccolo, c'è. Ecco, grazie a Giuseppe Mannino per essere con noi. Vediamo adesso, eccolo, va bene, anche in verticale va bene. Grazie, la salutiamo, grazie per essere con noi. Lei ha un ricordo personale dell'incontro con Giovanni Paolo II. Ci dica quando ha incontrato Giovanni Paolo II, così non rovino la sorpresa a chi è con noi. Ma guardi, io sono stato presidente del Consiglio Comunale di Roma per praticamente per 10 anni, ma il periodo in cui ho avuto rapporti, devo dire almeno 2-3 volte al mese, è stato dal 2000 fino al 2006, praticamente con diciamo alcuni eventi che sono stati molto importanti. Il più importante è quello che riguarda la cantata per la pace. È stata un'opera che ha chiuso le manifestazioni giubilari per la vita, quando il testo era mio, il testo portante, era la massa fortissima. E quando siamo andati dalla sua santità per portargli questo testo, per dirgli che si faceva le manifestazioni giubilari a Roma, è proprio il 30 di gennaio del 2000, il Papa così parlava senza guardare, diceva bello, molto bello, mi piace. Anch'io ho scritto una cosa sulla pace. Io gli ho detto subito, dico, senti, allora ce la dia, come diavolo, del testo. E così è stato, ce l'ha dato. Poi quelli che organizzavano questa manifestazione cominciarono a creare un problema, chi doveva essere per primo. Ma loro si dicevano che dovevo essere io per primo nella lista, adesso non so se poi riuscite a vedere la, diciamo, sì, il De Piane che è stato
Sì, lo vediamo, eccolo, sì, adesso lo vediamo, eccolo, sì, 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 adesso c'è, sì. Beh. All'interno, cioè, all'interno, io mi sono imposto, ho detto, ma quello è santo, dicevo, tra poco vorranno pure santo, dico, lo dovete mettere per primo, ho messo un testo, dico, vabbè, non fa niente, e così è stato. Allora, per fare... loro si imponevano, allora ho trovato un testo di Quasimodo, allora, e abbiamo fatto in ordine alfabetico, prima lui e poi io, ma in verità il testo portante era il mio, io me ne leggo giusto qualche, certo, qualche ricco, perché è molto, molto lungo. Ecco, se voi vedete bene nella cosa, ecco qui dall'interno, dove c'è scritto testi di Carol Wojtyla, Salvatore Quasimodo e Giuseppe Mannino. Questa cosa è davvero un grande successo. Il testo mio è stato, come dire, era recitato perché era anche da Arnoldo Fa. E poi l'opera è stata tradotta in tutto il mondo, in tutte le lingue, ed è stata rappresentata in tutto il mondo. Questo è un fatto. Essere coautore con Giovanni Paolo II di un'opera non è da poco, è Quasimodo. Insomma. Non è una cosa da poco. L'altro fatto importante è che appunto era da evitare a me, nel senso che l'ho fatto io il promotore, è un riconoscimento assegnando la cittadinanza onoraria di Roma a Carol Wojtyla. Al Papa, perché non e allora è venuto, io lo devo dire che il sindaco era Petrone, che non era cattolico, e la cosa devo dire che tant'è vero che i giornali, quando lui è venuto in Campidoglio, hanno riportato che io sono stato l'unico che si è inginocchiato nel salutarlo e gli ha baciato le mani. Mi pareva un fatto normalissimo. Certo. Di questa testo c'è stata una telibera che porta che con la mia firma, poi siamo andati a portargliela in Vaticano. Quando, e lui, leggendo questa telibera, senza guardare, lui parlava sempre un po' con gli occhi in basso, e fa lui: ah, grazie, grazie. Ci avete impiegato 25 anni per darla. Quindi. Poi c'era una serie di occasioni, ripeto, essendo io l'unico, io lo vedevo tre volte all'anno, e poi c'era, alla fine dell'anno si faceva la messa, e c'era questa tradizione che il Consiglio Comunale regalava un calice d'oro, e io ovviamente ero quello che glielo andava a portare. Don Roberto, allora, quali sono i tuoi ricordi di Giovanni Paolo II? Perché comunque tu hai dei ricordi con lui. Sì, intanto davvero grazie per questo invito, questa opportunità di poter ricordare nel giorno anniversario, nei 100 anni della nascita di Giovanni Paolo II, di poter ricordare il Papa Giovanni Paolo II. Eccola, ti sentiamo Alessandra. Eccoci, mi sentite a posto. Sì. Cioè. Buongiorno a tutti. Ciao. Abbiamo il sindaco, lo conosci, il tuo sindaco di Intro, lo conosci, il tuo. Certo, ma anche non solo il sindaco Vittorio Anglesio, ma anche il Monsignor Roberto Farinella, davvero un saluto. Poi abbiamo Diego Audero, che è da Cracovia, che è la nostra guida, il nostro storico. Giuseppe Mannino, prima che tu arrivassi, ci ha raccontato, lui è stato per 10 anni presidente del Consiglio Comunale di Roma e incontrava regolarmente il Papa, quindi ci ha ricordato i suoi incontri con il Papa. E Nella Falletti, invece, consigliera comunale di Castellamonte, abbiamo dialogato, certo. Roberto Farinello, lo conosci bene. Allora, prima di dare la parola a
Alessandra, perché so che hai tempi molto contingentati, Alessandra, perché poi ha lavoro di redazione. Mi viene difficile Monsignor Farinella, sono abituato a Don Farinella. Don Roberto, mi viene difficile Monsignor. Va bene. Mi viene molto difficile, però è giusto, ci farò l'abitudine, ci vuole un po' ma ci farò l'abitudine. Quali sono i ricordi ovviamente che hai invece con di Giovanni Paolo II? Perché io, se riesco a mandarli, ho delle immagini che tu ci hai mandato giustamente, che sono, che riguardano, vediamo un po', ecco, questa è la prima delle immagini che ci hai mandato, vero? Qui, sì. Qui dove è? Qui. Allora, qui siamo, a Ivrea, nella chiesa del Tempio delle Suore dell'Immacolata Concezione. Ed è una foto abbastanza rara perché il Papa improvvisamente decise di voler entrare a visitare la chiesa delle Suore, dove si conserva il quadro della Immacolata dei Miracoli, il quadro che era per due volte tentarono di distruggere, di bruciare, poi non, il prodigio questo non avvenne, venne consegnato alle prime religiose che vennero incontrate, la famiglia Plizio di Torino, e le suore lo conservano lì, un quadro che risale al 1800. Ho spostato le nostre immagini perché sulla destra invece quello che noi vediamo sulla destra è anche un altro vescovo conosciuto, ormai vescovo emerito. Vescovo emerito di Ivrea, Monsignor Luigi Bettazzi, e siamo al 18 di marzo del 1990 ed ecco uno dei miei ricordi risale proprio alla storica visita di Papa Giovanni Paolo II a Ivrea e al Canavese. Certo. Mi piace sempre, qui molto meglio potrebbe raccontare Monsignor Bettazzi o chi aveva organizzato la visita all'epoca, ma molto bene scelsero questo titolo, no, della visita, non solo la visita alla diocesi, no, di Ivrea, ma a Ivrea e al Canavese. Ecco, qua invece qualche anno fa l'incontro, una delle foto dell'incontro con il Papa, e qui questi sono gli anni romani quando nel 93 Monsignor Bettazzi, insomma la diocesi di Ivrea, mi aveva chiesto di proseguire la formazione e gli studi, di andare a Roma all'Albo Collegio Caprani, che infatti vicino al Santo Padre c'è il cardinale Camillo Ruini, che era vicario, certo, ma era anche presidente del collegio del Collegio Capranica, perché il Collegio Capranica ha un'altra direzione perché è un collegio pontificio. Certo. Ecco, adesso non ricordo bene l'anno, potrebbe essere il 94, il 95, massimo il 96, gli anni perché per la festa di Sant'Agnese ci si recava dal Papa per la festa, il Papa ci riceveva, si celebrava la messa insieme e poi teneva un discorso agli studenti, agli alunni, sì, del Collegio Capranica. Certo. Ma io, ecco, in questo frangente intanto ringrazio davvero, perché è proprio una riunione davvero di famiglia, sia per le mie origini che per le persone che... Da Castellamonte, ad Alessandra, che conosci bene, quindi... Proprio anche con la quale sì, abbiamo collaborato, e poi ricordando anche il suo caro papà, che ha dato anche di giornalismo, ma anche dal profilo umano, come amicizia, e poi io sono stato un po' il risveglio popolare in Ivrea, per cui mi pregio anche di questo, come dire, fatto di essere stato nel mondo giornalistico, ho imparato molto. Ecco, infatti qua ovviamente parla poco il vescovo, nel senso che i miei ricordi risalgono molto agli anni di San Giovanni Paolo II, che risalgono quindi ai miei anni di ragazzo, di seminarista e poi di giovane, o comunque l'inizio del ministero sacerdotale, perché il mio primo ricordo, e qui vi dico una cosa che forse è un po', non dico una novità o una sorpresa, ma forse il primo ricordo proprio che ho di San Giovanni Paolo II, che ha influito sulle mie scelte, diciamo da grande, risale alla visita che il Papa fece alla diocesi di Aosta, la visita pastorale d'Aosta, nel 1986, per San Grato, il 6 e il 7 di settembre.
Papa fece questa visita ad Aosta, dove poi si recherà, no, tutti gli anni alle Combe, no, per le, so che avete già incontrato Don Tarasco, che è il direttore qui vicino a Vigliano della comunità salesiana, e in quella celebrazione della, della messa, grazie ad alcuni castellamontesi che decisero di andare e di portarmi insieme, perché non guidavo ancora la macchina nel 86, ecco, io ascoltai ovviamente l'omelia, partecipammo alla messa, ed è nell'omelia che il Papa disse quelle parole molto, mi sono rimaste sempre nel cuore, parlò della vocazione, dicendo ciascuno, no, è andato alla radice della vocazione cristiana, facendo riferimento innanzitutto al battesimo, ma poi parlando della vocazione cristiana, non direttamente subito come vocazione, no, sacerdotale, quasi, no, per cercare di trovare qualche giovane, ma di vocazione al servizio. E poi disse, l'ho scritto perché sono parole, corrispondete, cari giovani, al disegno di Dio su di voi, questo è per voi il mio augurio e la mia esortazione. A me l'incontro col Papa, la gente di Aosta e chi era lì, mi pare a Montfleury, vicino al campo sportivo, se non sbaglio, c'era il vescovo di Lari, una giornata molto bella, scendeva già la sera, il Papa ripartiva con l'elicottero. Beh, nei ricordi, comunque, nelle suggestioni di un ragazzo che cominciava un po' ovviamente a pensare al seminario, quelle parole mi hanno sempre molto aiutato. E unirei davvero le due cose, la presenza del Papa, le sue parole, questa esperienza di chiesa, ma anche l'amicizia dei castellamontesi che mi portarono. Ebbe la stessa fortuna, diciamo, la visita del Papa a Europa, non riuscì a venire perché non si poteva venire su, perché c'era tantissima gente, e allora sempre con quel gruppetto castellamontese andammo al monte di Varallo-Sesia, un po' abbiamo ripiegato perché ormai era già tutto esaurito, non si poteva salire su. Per cui il primo ricordo proprio, diciamo, diretto, oltre che quelli televisivi, avevamo seguito, no, tutti, l'attentato del Papa, la sua elezione, avevo 10 anni nel 78, il primo ricordo proprio diretto è questa messa su ad Aosta, per la festa di San Grato, e con queste sue parole è entrato davvero nel cuore, da lì poi hanno macinato fino ad arrivare poi alle decisioni e alla partenza per il seminario. Oh, davvero Roberto, davvero. Sì. Sì. Sì, in realtà i primi passi sono stati mossi alle Combe dentro, e quindi mi fa piacere davvero, condivido le parole di Monsignor Farinella, per me Don Roberto come per tutti voi, certo. Perché insomma oggi è un po' ritrovarsi in famiglia, diciamo, cioè con tanti volti che nel nostro cammino quotidiano e anche di vita abbiamo fatto insieme, ecco. E i miei primi passi di avvicinamento Giovanni Paolo II sono proprio avvenuti prima di arrivare al TG1, sono arrivati a Le Combe d'Entrò, lungo i bellissimi sentieri di Le Combe. Ero una giovane giornalista, avevo appena iniziato, insomma, pochi anni dopo che avevo iniziato qui in Rai ad Aosta, arriva Giovanni Paolo II, io da bambina, perché come diceva Don Roberto, la prima visita è del 1986, ricordo da bambina che vedevo in televisione queste immagini del Papa che andava a fare le vacanze in Valle d'Aosta. Ma mai avrei immaginato poi di dovermene occupare personalmente, di conoscere così bene Le Combe d'Entrò che, ammetto, non sapevo neanche quasi dove si trovasse, ecco, Vittorio.
E così è stato un incontro sicuramente, diciamo, entusiasmante, perché vivere queste vacanze era non soltanto raccontare il Papa in un contesto diverso, che era, non era quello del Vaticano ovviamente, ma era in vacanza. Ma era una vacanza speciale quella di Giovanni Paolo II, intanto perché da lì, dal tratto di Le Combe, sono partiti degli Angelus straordinari, di inviti, comunque anche di messaggi molto forti a livello internazionale, quindi facevano eco in tutto il mondo, le immagini di Le Combe sono passate davvero in tutto il mondo. E poi c'era un contatto diretto che rafforzava notevolmente questa familiarità, si poteva avvicinare davvero il Papa, e noi cronisti passavamo letteralmente 15 giorni a contatto, cioè con il mondo vaticano. Naturalmente un mondo particolare, quello vaticano, di cui ho subito imparato due cose, la correttezza, quindi nei rapporti, e anche la discrezionalità, la capacità, diciamo, di essere discreti, di rispettare comunque il Papa, le sue vacanze, un momento di riposo, ma non per questo non di fare informazione. E quindi si è creato anche un rapporto di famiglia vaticana, poi credo che su questo aspetto Vittorio Anglese ve lo racconterà, era proprio l'attesa della famiglia vaticana, c'erano tanti volti in questa famiglia, c'era Giovanni Paolo II, ma c'erano anche i suoi più stretti collaboratori, c'era ad esempio il comandante della Gendarmeria Vaticana, il dottor Gianni, c'era prima del dottor Gianni, c'era Camillo Cibina, che era lo storico comandante della sicurezza, e ovviamente i rapporti diventavano quasi familiari. Quello che colpiva erano due aspetti: intanto Giovanni Paolo II era innamorato della montagna, ma della montagna vera, della montagna veramente con la lettera maiuscola. Non dimentichiamoci che la prima vacanza ha fatto sì che Giovanni Paolo II andasse sul Monte Bianco, posasse i piedi sul Monte Bianco, e questa immagine ancora in questi giorni, ancora oggi circola, proprio perché è un'immagine storica. E poi anche negli ultimi anni, quando io ho avuto modo di conoscerlo più approfonditamente, l'ultima vacanza risale al 2004, quello che mi aveva colpito era questo amore infinito per la montagna. Lui usciva dalle Combe, era ormai ovviamente immobile, quindi doveva chiaramente avere un sussidio, un aiuto per essere trasportato, ma nonostante tutto voleva andare in quota, raggiungeva in genere alpeggi di 1500-1800 metri e lì passava tutta la giornata. Un giorno ho chiesto a un suo collaboratore che lo accompagnava, e che mi piace anche ricordare perché era una figura valdostana molto esperta anche di itinerari, di passeggiate, che era Alberto Suris, a cui ho chiesto appunto: ma che cosa, come si passa una giornata in montagna con il Papa? E lui mi ha detto semplicemente: si passa in silenzio, in ascolto della natura, perché capivo che appunto per il Papa la natura diventava un tramite, un mezzo per alzarsi, per elevarsi, e quindi per stabilire una comunicazione con l'assoluto. E questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto invece mi ricollego un po' a quello che dicevamo, signor Farinella, cioè la vocazione, no? La vocazione del servizio. Quando ho incontrato Giovanni Paolo II, anch'io ho capito, mi ha colpito una cosa: i suoi occhi. È un'immagine che molti evocano, anche questa, ma è realmente così. Erano degli occhi che in un colloquio intimo, più personale, si scrutavano nel profondo. Era come se lui veramente riuscisse a leggere la tua anima, il tuo vissuto, e forse magari anche quello che sarebbe poi accaduto nella tua vita, chissà. Ogni tanto me lo sono posto anche come domanda questo, cioè se alleggeva qualcosa di altro, di diverso. Questo, ecco, sono stati i primi passi di un incontro che poi mi ha portato a seguirlo inaspettatamente poi nel mondo, in un altro ambiente, che è stato appunto al TG1, nella task force che si era creata durante l'ultimo periodo di vita del Papa. Ed è stato un periodo, devo dire, unico, professionalmente molto molto pesante, perché era stato stabilito che
anche qui, diciamo, quando bisogna dare una notizia ci sono delle regole, quindi era stato stabilito che il TG1 in caso di decesso del Papa sarebbe stato il telegiornale a cui spettava il compito di dare questa informazione in ambito di RAI, e quindi ecco che era stata costituita una task force di giornalisti che lavoravano H24 per chiaramente seguire gli ultimi mesi di vita, e sono stati degli ultimi mesi faticosissimi da un punto di vista professionale, ma anche qui Giovanni Paolo II ci ha insegnato tantissimo, intanto di non nascondersi mai, di non nascondere mai la malattia, di viverla anche nella dignità della propria persona, no? Ricordo tantissimo gli ultimi ricoveri al Policlinico Gemelli, quella collina dell'ospedale Gemelli era trasformata quasi in un circo mediatico, c'erano tutte le televisioni del mondo, c'era anche Al Jazeera che documentava questi momenti, e lui appena era stato dimesso dal Gemelli ha voluto salire sulla papamobile e tornare in Vaticano in papamobile, con la papamobile scoperta, perché non voleva nascondere al mondo quello che stava vivendo, il suo vissuto, la malattia, voleva essere, diciamo, testimone di malattia, di sofferenza, perché l'uomo anche in alcuni momenti della sua vita vive la malattia, vive la sofferenza, porta la croce, ed era un po' questo suo motto, no? Non avere paura, non abbiate paura, ma non abbiate paura sempre, anche nel momento della difficoltà, del dolore e della sofferenza. E poi l'immagine ovviamente che è restata, leggevo proprio ieri un articolo del suo fotografo Arturo Mari, il fotografo storico, che anche lui la citava, ed è quella del 31 marzo, mancavano 2 giorni alla sua morte, la ricorderete tutti, esce per l'Angelus in piazza San Pietro, non riesce più a comunicare, a parlare, ma intavola una comunicazione silenziosa assoluta con le persone, con i fedeli in piazza, e fa un gesto quasi stizzito sul leggio, perché non riesce più a proferire parola, ma lì il silenzio diventa parola. Quindi questa è una grande, bella immagine che mi piace ricordare. Quello che ne è seguito sono giorni incredibili, ovviamente dopo la morte, dopo il decesso, anche qui Giovanni Paolo II non ha voluto nascondere nulla, per la prima volta, mi piace ricordarlo da giornalista, le telecamere hanno documentato, hanno fatto vedere per la prima volta la salma di Giovanni Paolo II nell'aula clementina, nella sala clementina in Vaticano, ed era una prima immagine, perché prima l'accesso alle telecamere non era consentito. E poi l'omaggio infinito che è durato 3 giorni e che ricorderete sicuramente nella Basilica di San Pietro. Ho dei ricordi indelebili, cioè di un serpentone di migliaia e migliaia di persone che restavano in coda per tutta la notte, la basilica chiudeva soltanto dalle 3 del mattino fino alle 6 del mattino, quindi per un paio d'ore, e restavano in coda per rendere omaggio a quel Papa che poi sarebbe diventato santo dopo poco tempo. E non era, anche qui fra i giornalisti ogni tanto si parlava che molta gente voleva essere solo lì per esserci, tanto per presenziare, invece no, c'erano davvero tante famiglie, tante persone anche anziane che volevano salutare un Papa che aveva peraltro segnato la loro storia, anche, cioè una storia durata 26 anni di pontificato, ecco. Quindi questa è l'immagine e il ricordo più forte che ho di Giovanni Paolo II. Poi senti, come giornalista tu hai incontrato Giovanni Paolo II direttamente, lui era molto disponibile con le persone, con la gente, però il giornalista fa delle domande, aveva delle domande che non gli piacevano, aveva delle insofferenze? Beh, era un uomo sicuramente molto, molto duro anche nelle risposte, cioè era un uomo non facile da approcciare. Immaginiamoci una persona che comunque è sempre stata abituata a gestire delle grandi difficoltà, a segnare un cambiamento nella storia, cioè ha fatto crollare dei muri e ha fatto incontrare uomini politici, leader del mondo che assolutamente erano molto
molto distanti nelle loro posizioni, quindi le domande erano difficili da porre a Giovanni Paolo II, ma soprattutto non si rifiutava di rispondere, quindi eccoci, quindi questo approccio comunicativo di capacità di analisi e di comunione. Ovviamente bisogna riconoscere che era un uomo che incuteva quasi soggezione, incuteva quasi paura, no? Perché i suoi occhi, qui ritorno all'immagine degli occhi più che della parola, erano molto forti. Devo dire che a Lecombe ha avuto questa, poi Vittorio Anglesio lo confermerà sicuramente, ha avuto un grande privilegio, uno straordinario privilegio, perché intanto il Papa ha scelto Lecombe ben per 13 soggiorni e sono veramente tanti, e come giornalisti quello che mi colpiva veramente era che a volte magari Giovanni Paolo II non usciva dalla casetta di Lecombe, c'erano magari alcune giornate che rimaneva dentro, ma una semplice immagine, un puntino bianco in quel bosco, ecco, faceva il giro del mondo, cioè raccontava davvero il Papa, ma non solo le sue vacanze, non solo come si approcciava alla vacanza, ma eccolo qua, il famoso balcone. Questo è un balcone simbolico perché guarda, proprio si affaccia alla vista del Monte Bianco. Adesso lo vediamo perché il cielo era un po' nuvoloso, però lì c'è l'immagine del Monte Bianco. Lui si affacciava da qui, e quindi queste pochissime immagini che venivano fornite poi ai media, ai giornalisti, facevano davvero il giro del mondo. Ed è stata un'esperienza unica, straordinaria, perché si consentiva un po' di superare quella formalità delle sacre stanze vaticane, quindi cioè, si permetteva di entrare in un mondo diverso. E ricordo che c'era un gruppo di giornalisti che venivano ovviamente accreditati dal comune di Entrò per seguire le vacanze, e si creavano anche degli aspetti molto familiari di convivialità, perché lì si passavano letteralmente 15 giorni intensi dal mattino alla sera. E ricordo anche di aver fatto tantissime dirette, soprattutto nel telegiornale delle 19:30, dove il Papa Giovanni Paolo II non aveva ancora neanche fatto rientro nella residenza di Lecombe, dopo ore e ore di giornate passate appunto tra gli alpeggi o tra i vari itinerari. L'aspetto interessante era anche che c'era molta, vi dicevo, discrezionalità, capacità di discrezione, cioè i valdostani avevano imparato a vivere e a convivere con la presenza di un papa che sceglieva la Valle d'Aosta per le sue vacanze. Non andavano lì a cercare, non so, semplicemente di vederlo, di abbracciarlo, di salutarlo. C'erano dei momenti pubblici che erano gli Angelus, appunto, ma negli altri momenti, pur sapendo che il Papa sarebbe uscito, quindi avrebbe fatto comunque degli itinerari, non sostavano lì le persone perché volevano rispettare il suo senso, il suo bisogno di vacanza, di riposo. E questo è un altro aspetto che mi piace sottolineare, come ovviamente la scelta del luogo, poi ve ne parlerà sicuramente il sindaco, era stata molto apprezzata la scelta del luogo perché era di fatto strategica per la Gendarmeria Vaticana, non aveva accessi, aveva un unico accesso, e quindi anche questo aspetto era molto molto facile da controllare, da gestire. E questa bellissima, diciamo, questo bellissimo chalet in pietra e legno, appunto, lo vedete, una tradizionale casa di montagna che ha vissuto un papa, in cui ha vissuto un papa santo, no? Cioè è questo l'aspetto bello, e la familiarità che si creava in questi momenti. C'era ovviamente tutta una comunità pronta ad accogliere, pronta a soddisfare le esigenze del papa. Ma quello che è bello è che poi questo papa da Lecombe davvero faceva il giro del mondo, perché i suoi messaggi erano a livello internazionale, quindi lanciava dei forti ad esempio alla pace, al dialogo interreligioso, a tanti aspetti, alle tematiche ambientali, tant'è vero che è stato definito poi il Papa della teologia della montagna, perché molto spesso, molto spesso lanciava appunto anche messaggi
sulla tutela ambientale, sul valore della natura, della montagna, del rispetto dell'ambiente. Quello che mi unire, diciamo, ecco, per me ha segnato il mio destino professionale, qui lo devo dire, cioè mai immaginavo quella, come vi dicevo all'inizio, da bambina, insomma, vedere il Papa in televisione e poi dovermene occupare personalmente e scoprire poi con l'andare del tempo anche una famiglia, perché poi si sono creati dei rapporti tali che si sono mantenuti per tanti anni e che continuano a mantenersi. Insomma, per me l'ECOMB oggi è un po' il luogo del cuore e lo devo dire che quando mi capita di salire lassù, magari adesso più raramente, ma magari una volta all'anno, sento che lì c'è un'aria, un'energia ancora oggi molto particolare, un'energia positiva. Quel silenzio di cui mi parlavano spesso appunto i collaboratori di Papa Giovanni Paolo II e che amava tanto Giovanni Paolo II. E devo dire che poi mai avrei immaginato di seguirlo poi in altri contesti come i contesti romani. E mi ricordo benissimo il giorno del suo funerale, quella bara appunto posata a terra e quel Vangelo che veniva sfogliato dal vento, no? Cioè è un'altra di quelle immagini fortissime, anche queste che hanno fatto il giro del mondo. E mai avrei immaginato appunto di toccare con mano tutti questi momenti. E infatti ci diceva Don Tarasco che quelli della scorta, gli accompagnatori, quando salivano con Karol Wojtyla, con Papa Giovanni Paolo II, in montagna quando tornavano andavano a cercare da bere, erano stravolti, perché dice che comunque era difficile stargli dietro, era un buon camminatore. Lui aveva imparato l'approccio alla montagna, lo aveva imparato fin da giovane, fin da ragazzo, sui monti Tatra della Polonia, quindi ovviamente era abituato alla montagna, ma la montagna vera, quella in cui si fa fatica, quella che bisogna camminare, cioè bisogna fare degli lunghi itinerari, delle lunghe passeggiate, quindi soprattutto le prime vacanze sottoponeva i suoi collaboratori, la sua scorta, chiaramente a una fatica quotidiana per raggiungere le mete, i vari itinerari che venivano di volta in volta tracciati e presentati. Solo negli ultimi anni ovviamente gli itinerari sono diventati più facili proprio per questa difficoltà alla mobilità che aveva Giovanni Paolo II, però quello che mi colpiva anche negli ultimi anni di queste vacanze, di questi soggiorni, era intanto l'innamoramento vero della montagna, cioè quello che veramente l'amore vero per la natura, per la montagna, ma soprattutto questa infaticabile desiderio di stare in quota e di andare ogni giorno a stare in un itinerario diverso. Nell'ultima vacanza, nel 2004, avrebbe potuto stare tranquillamente nella villetta, nella casetta che avete visto, perché è un posto paradisiaco, davvero, fatemi passare questo termine, e quindi non c'era neanche la necessità poi di uscire da quella perimetro, da quella residenza, perché ha tutto, tra l'altro ha un bellissimo belvedere che si raggiunge anche con una carrozzina, con una carrozzella, comunque anche per le persone diversamente abili, che fa vedere tutta la vallata, però nonostante questo, ecco, quindi era anche molto diciamo testardo da questo punto di vista, bisogna riconoscere, nonostante questo voleva uscire, voleva raggiungere quei luoghi solitari che gli permettevano proprio, ed è questa la chiave di lettura, gli permettevano l'ascolto, il mettersi in contatto con qualcos'altro, con qualcosa di assoluto. Era questa poi la chiave vera delle sue passeggiate, oltre chiaramente che stare con la natura, però erano passeggiate molto frugali, cioè si portava dietro, poi Vittorio ve lo racconterà, insomma il picnic chiaramente veniva preparato, come accade per qualunque persona che va in montagna e che passa una giornata in montagna, ma soprattutto il mettersi in contatto, la preghiera e il mettersi in ascolto per raggiungere qualcosa di alto, di assoluto. Ma del resto, se ci pensate, cioè anche noi, cioè per pregare, per metterci in ascolto, poi Monsignor Farinella ce lo può dire, lui ha più materia di me per dire questo, non lo possiamo fare in centro di una grande metropoli, in mezzo al traffico, dobbiamo metterci in ascolto nel silenzio, no? Nel raccoglimento, diversamente non riusciamo a pregare, non riusciamo neanche a concentrarci. Ed è questo l'aspetto. Credo che ai valdostani manchi tantissimo Giovanni Paolo II, perché non perché
chi poi lo ha, chi sicuramente è venuto, Papa Benedetto, eccetera, hanno vissuto la montagna in una maniera completamente diversa e soprattutto è cambiato il rapporto di affetto, di interazione. Lui voleva quelle montagne e forse voleva le montagne valdostane perché molto lo richiamavano quelle montagne polacche che da bambino aveva conosciuto, aveva scalato, aveva vissuto, e sicuramente diciamo è questo che lo ha spinto ancora di più a scegliere la Valle d'Aosta e a fare quella passeggiata straordinaria sul Monte Bianco che è entrata di fatto nella storia, cioè che ancora oggi diciamo Lecombe custodisce la giacca vento, insomma, utilizzata per quella visita al ghiacciaio del Monte Bianco. E l'abbiamo vista nel museo, ce l'ha fatta vedere Cristian Lucisano l'altro giorno. Peraltro, allora, so che deve lasciarci nella Falletti, la salutiamo da Castellamonte. Grazie. Grazie per l'invito, grazie per la ricchezza di questa esperienza vissuta insieme. Ecco, questo vuol dire non solo fare rete, ma condividere un atto di fede, ma anche di credo potente in questo momento, ne abbiamo grande bisogno. Un abbraccio a tutti, è stato un piacere stare con voi. Ciao, grazie. Grazie. Ciao. Allora, dicevo, questo chiamo in causa voi, Alessandra come giornalista e il sindaco d'Intro ovviamente. A Cracovia noi abbiamo visto questa sera prima della messa in diretta alle 8:30, ci collegheremo alle 19:45, ci sarà una videoguida da Cracovia di tutti i luoghi. Fra tutti i luoghi e i monumenti a Cracovia c'è un masso che arriva da quelle montagne polacche che amava Giovanni Paolo II. Io credo che bisognerebbe far arrivare un masso delle montagne valdostane a Cracovia, perché ci ricordino che Giovanni Paolo II ha amato. Stamattina eravamo a Vadovice con il museo di Vadovice, i consiglieri comunali di Vadovice, ci ha spiegato come lui amava andare in montagna. Bisognerà ricordare in Polonia che anche queste sono sue montagne, magari riusciremo. Stamattina dicevamo con Ugo Ruffino, che è il direttore dell'Istituto Italiano di Cracovia, che al di là di pensare a un gemellaggio fra i musei di Vadovice e di Lecombe, perché sono la storia del Papa e quindi bisognerebbe in qualche modo gemellarli, fra le iniziative quelle di portare magari un masso delle nostre montagne a Cracovia e un masso delle montagne di che amava Giovanni Paolo II in Valle d'Aosta, magari proprio lì a Lecombe, per ricordare. Potrebbe essere un bello scambio, qualcosa che si può fare, vero sindaco? Sì, guarda, veramente una bellissima idea. Ringrazio Alessandro Ferraro, perché praticamente come giornalista vi ha spiegato benissimo quello che ha sentito, quello che l'ha accompagnato durante questi 30 anni di vita e di contatto con questo Papa. Noi siamo contentissimi e onorati di avere un museo sul nostro territorio. Sarebbe bello che insieme a voi, il vostro gruppo, la Memoria Viva, riuscissimo a fare una rete di musei di Valdostana e di rinfrescare di nuovo questi rapporti che avevamo messo insieme con Vadovice, con la comunità di Vadovice, e poi c'erano un po' persi nel corso degli anni. Bellissima quella l'idea che ha lanciato di mettere una pietra delle nostre montagne da portare a Cracovia, e io potrei aggiungere di più, perché noi da Lecombe, dove tornava la sua villetta, quando è stato fatto nominato beato Giovanni Paolo II, prima di essere nominato santo, elevato a santo, abbiamo fatto un sentiero in onore del beato Giovanni Paolo II, che era il sentiero che lui faceva per andare su un belvedere dove c'è una croce e dove poteva ammirare tutta la Valle d'Aosta. Lui nel 1990, il secondo anno che è venuto su in Valle d'Aosta, come diceva Alessandra, lui nonostante il dottor Soris avesse tanti itinerari, due volte partiva da solo, e a quel punto logicamente tutta la scorta era obbligata a dargli dietro e lui andò da solo su questo posto, che noi chiamiamo la Croix du Bouc, che vuol dire la croce del bosco,
costruì di bunker 28 anni. Qui nel 2013, 2013 abbiamo messo un altare e abbiamo fatto una statua, un famoso artigiano valdostano, Barmas, ha scolpito una statua in una, su una pietra della, della Valle d'Aosta ed è stata posata lassù a ricordo del, di quel passaggio di Giovanni Paolo II. Una cosa bella e interessante sia sul nostro territorio che in tutti i comuni vicini dove è stato Giovanni Paolo II è tenere viva la memoria, cioè, quindi in tutti i posti dove Valle d'Aosta, dove c'è stato il Santo Padre, non mancano un altare, una targa, una croce, qualcosa, cioè, un segno del suo passaggio. Perché questo Papa ci ha accompagnato durante tutto questo, questo periodo, per 10 anni è venuto in Valle d'Aosta e per 10 anni i valdostani discretamente, con discrezione, ma con profondo amore, cercano di ricordarlo ancora oggi. Certo, e questo, in questo caso però noi vedremo di fare la nostra parte, però impegniamo già Alessandra, perché è Monsignor Farinella, aspettiamo, non aspettiamo che diventi cardinale, aspettiamo che incominci magari incominciamo a scambiarci le pietre, i sassolini come Pollicino, anche se sono sassoloni perché sono massi, e i musei per creare questo fil rouge fra la Valle d'Aosta e la Polonia, magari passando anche attraverso il Canavese, in questo Parco Nazionale del Gran Paradiso, che è un po' un'icona delle montagne, assieme al Monte Bianco, che sicuramente più conosciuto, e al Monte Rosa, e cerchiamo di, non so, riunire, ricucire questo filo, come diceva il sindaco d'Intrò, questo filo di Arianna che ci porti da, dalle Combe fino a Vadovice. Monsignor Farinella, ma era, incuteva così un po' di timore incontrare il Papa, come dice Alessandra, dice, però comunque non era uno come gli altri, anche per... Allora, intanto io riporto una testimonianza sempre delle vacanze di San Giovanni Paolo II, quando, perché Giovanni Paolo II poi da Intrò, dalle Combe, si spostava e ad esempio aveva visitato le suore di Saint-Moyen, e ecco, la testimonianza è che le scuole, il monastero sorge vicino a Château Verdun, che è la casa, era la casa dei canonici di San Bernardo, e ecco, la testimonianza diretta era di uno dei padri che, quando arrivò il Papa Giovanni Paolo II, disse: io fui davvero molto colpito e quasi ferito da questo sguardo severo del Papa. Quando invece andò dalle monache, disse, il suo sguardo era completamente cambiato. Quasi come dire che forse era la percezione, no, che si aveva dello sguardo del Papa di ammirazione, ma nello stesso tempo, come dire, di incoraggiamento, o qualche volta forse, come diceva Alessandra, come facevate notare, aveva questa grossa capacità, no, introspettiva, di entrare, no, nel cuore delle persone, quindi un po' si percepiva il suo sguardo in base anche allo stato d'animo. Io ad esempio l'ho trovato molto, molto dolce, sempre in quelle visite che facevamo l'anno dopo la morte del mio papà, Castellamonte Sanno, ricordano questa vicenda, mio papà è morto la sera della mia prima messa, poi sono tornato in collegio ovviamente, andando poi dal Papa, il rettore lo fece presente, dice, Santità, guardi Don Roberto, appena perso il papà proprio il giorno della sua prima messa, ecco lì incontrai davvero lo sguardo di un uomo di una grande comprensione, pensando anche proprio a tutta la sua vicenda, le sue sofferenze, anche della sua famiglia, e fu uno sguardo davvero non solo di commiserazione, mi permetto di usare questa parola, anche proprio di grande incoraggiamento, di tenerezza, uno sguardo davvero paterno. Se mi è permesso dire, visto che si parlava dell'amore del Papa per le montagne, e qui parlo a nome un po' dei biellesi e soprattutto del Santuario d'Europa, e noi dobbiamo alla Valle d'Aosta e alle Combe la visita storica di San Giovanni Paolo II al Santuario d'Europa, perché si svolse proprio d'estate,
durante le sue vacanze, il Papa prese l'elicottero e passò praticamente le montagne, e sappiamo il legame che c'è, no, tra la Val d'Aosta, la processione di Fontanamor, quella storica che quest'anno è stata rinviata anche quella per le note vicende, e il legame tra il popolo della Val d'Aosta e il santuario di Europa, anzi la prima cappella è stata costruita proprio dai valdostani, e la statua stessa è di fattura della Madonna di Europa. Bene, il Papa venne in visita al Santuario di Europa, celebrò la messa, pregò l'Angelus, e siamo 16 di luglio del 1989. Ma qualcuno dice che nel suo cuore il vero motivo anche di questa visita era poter andare a Pollone, dove nel cimitero di Pollone riposava il futuro beato Pier Giorgio Frassati, che è stato un altro grande campione amante proprio della montagna. E infatti le raffigurazioni del beato Pier Giorgio lo riportano sempre sui monti, dove lui organizzava queste gite con il gruppo, no, che era chiamato in maniera simpatica, no, un po' un gruppo di giovani anche simpatici. Si trovavano molto presto il beato Pier Giorgio a celebrare la messa, molte volte proprio dopo, poi partivano per le escursioni nelle montagne. E questo diceva anche proprio questo profondo legame spirituale tra il pontefice e questo giovane, che di per sé non aveva ovviamente potuto conoscere, perché quando Pier Giorgio Frassati muore, Giovanni Paolo II ha solo 4 anni, ma aveva sentito la sua storia. E infatti anche in Italia, in tutte le regioni e in tutti, diciamo, i parchi alpini, c'è sempre un sentiero dedicato anche proprio al beato. Non solo, signor Farinella, se posso intervenire, sì. La sorella di Pier Giorgio Frassati era molto conosciuta qua in Polonia, perché aveva partecipato di fatto durante la Seconda Guerra Mondiale a salvare i professori dell'Università di Cracovia deportati nei campi di concentramento, sì. E quindi era molto conosciuta la famiglia Frassati qua in Polonia, appunto per queste cose. Sì, sì, sì. Legame che porta ancora oggi su a Pollone, alla Villa Frassati, d'estate, tanti giovani e molti proprio che vengono dalla Polonia, grazie proprio alla storia, no? le origini, sì, anche della famiglia, no? Della famiglia Frassati, perché la sorella lo sposa, no? Era sposato con Jan Grabowski, che era, sì, esattamente. Infatti avevano la famiglia, ci avevano già lasciato il permesso per poter riportare l'urna con le reliquie del beato Pier Giorgio per l'incoronazione della Madonna di Europa, che ovviamente lui all'epoca fu presente nel 20, sarebbe tornato. Certo, certo. Ovviamente abbiamo dovuto rinviare la giornata dell'incoronazione, ma il cammino prosegue e va avanti. E di quella visita, ecco, ricordato anche proprio questo aspetto molto umano, perché Pollone è infatti con la famiglia Frassati Grabowski parlava tranquillamente, no, come a casa il polacco. Tra l'altro uno dei professori dell'università di Giovanni, quando studiava Giovanni Paolo II, era uno di quelli appunto salvati dalla Frassati dai campi di concentramento, quindi lui chiaramente aveva questo connotato anche. Sì. Scopriamo un sacco di legami fra esatto. La Polonia, il Canavese, la Valle d'Aosta, che non sapevamo di avere, peraltro. Sì, devo dare per un attimo la parola a Mannino, che credo ci debba lasciare, sì, perché ha degli impegni, e lo saluto e lo ringrazio per essere stato con noi, ovviamente. Sì. Pronto? Eccomi, la sentiamo, adesso la sentiamo. Ecco, io vorrei chiudere con una poesia che avevo dato al Papa, gli è piaciuta moltissimo. Bene. Non era tempo di carezza, non c'era tempo per istruzione. La guerra aveva reso aridi i nostri anni. Non ci ha fatto conoscere, non ci ha fatto amare. Non so cosa fosse un bacio, non ho assaporato la gioia di un abbraccio. Un bottone cucito addosso e guardato dagli altri di te, non gettò a cuore. Si giocava a Pollone allora. Mi perdevo io. Mia madre me li attaccava e io aspettavo che spezzasse i denti.
braccia in barbareva. Non era tempo di carezza. Maledetta la guerra. Siamo. La ringrazio anche per questa testimonianza da Roma, oltretutto per i suoi ricordi, e poi torneremo a risentirci sicuramente, perché in questo progetto cercheremo di ricoinvolgere un po' tutti. Grazie mille di essere stati con noi, di essere stato con noi. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Quindi, Don Roberto, c'è questo legame fra la Valle d'Aosta e Europa anche? Sì. Legame. Scusate, dovrei andare anch'io. Bene, ma va bene, anche perché siamo in chiusura, ovviamente. Capisco. No, perché le 3:30 è un'altra riunione, ormai faccio solo più riunioni e videoconferenza. Quindi... Cioè, avete la piattaforma impegnata sempre, bene. Esatto, c'è sempre videoconferenza. Va bene, vi ringrazio tutti, è stato veramente interessante. E volevo solo dirvi che stasera alle 6:30 sarà una coincidenza, quindi il 18 maggio. Che riapriamo le messe dopo 60 giorni e più, e quindi proprio il giorno dove è nato Giovanni Paolo II 100 anni fa, noi come detto, insieme al nostro parroco Don Ugo Reggiani, andremo a celebrare stasera alle 6:30 proprio alle Cond, nella piazzetta antistante il museo a lui dedicato, la prima messa dopo la quarantena. Quindi bene. Noi saremo lì e penseremo anche sicuramente a tutti gli amici che abbiamo in questo momento, con questo filo di Arianna, con questa rete, che siamo legati da questa grande persona che è Giovanni Paolo II. Quindi dalla Polonia al Canavese, a Roma e a tutti gli amici che, grazie a Giovanni Paolo II, sono riusciti a mettersi in contatto. Grazie Sindaco, grazie davvero sindaco. Per essere stato con noi. Ci lascia un'eredità, Alessandra, Giovanni Paolo II, che possiamo raccogliere o meno, ma che dobbiamo raccogliere in qualche modo. Assolutamente, è un'eredità che non deve essere persa, cioè, devo dire che il valore della memoria, questa parola chiave, memoria, è essenziale secondo me, cioè proprio perché solo ricordando chi ci ha preceduto, in questo caso appunto Giovanni Paolo II, ricordando i suoi fatti, rendendoli vivi ogni giorno anche in quelle famose parole appunto non abbiate paura, ognuno di noi gli rende memoria e quindi lo rende vivo, cioè, e non è soltanto un ricordo, ma un farne una memoria di un presente sempre attivo. E per questo mi piace anche condividere con voi una piccola curiosità che poi in questo cammino sempre accompagnata da Giovanni Paolo II ho vissuto. Non c'è solo le Combe, non so se qualcuno, sicuramente magari il signor Farinella ne ha già sentito parlare. Giovanni Paolo II amava questi luoghi come le Combe, cioè amava questi luoghi molto solitari che lo mettevano in contatto con la natura, e c'è un altro luogo simbolo che mi piace condividere, che ho scoperto alcuni anni fa, ed è in Abruzzo, sul Gran Sasso. C'è esattamente in Abruzzo, si chiama San Pietro della Ghenca, è una piccola frazione dell'Aquila. È molto interessante questo, perché questa frazione dell'Aquila esattamente sembra la fotocopia di Le Combe d'Entrot. C'è una piccola chiesetta e c'è una frazione formata da un piccolo gruppo di case, che in realtà sono case di pastori più che altro, poi state ristrutturate ultimamente. Lì c'è questa piccola chiesetta che è diventata un santuario, il primo santuario, perché il cardinale Ziwisch ha portato una reliquia di San Giovanni Paolo II. Alcuni anni fa, non so se ricorderete, era entrato anche alla cronaca, purtroppo agli onori della cronaca, ma negativa, perché c'era stato un furto ed era stata rubata la reliquia, ne avevano parlato tutti i giornali, certo. Poi la reliquia era solo dei ragazzini, era stata una ragazzata, diciamo, però alcuni ragazzini avevano fatto questo danno e poi la reliquia era stata recuperata. E un posto che vi invito, se vi capita, a scoprire, perché è vicino a Roma, quindi non è molto distante, si raggiunge facilmente. Lì Giovanni Paolo II fuggiva di nascosto, mi hanno poi raccontato, perché anche lì c'è un'associazione che si chiama San Giovanni Paolo II, e cosa faceva? Di nascosto fuggiva da Roma, andava a San Pietro della Ghenca con alcuni suoi più stretti collaboratori, e ogni tanto, quando stava ancora bene naturalmente, riceveva qualche telefonata
che gli chiedevano dove fosse, lui diceva sono a San Pietro, quindi aveva anche uno spirito non solo diciamo incuteva timore, però questo spirito ironico molto forte e sottile, diceva sono a San Pietro, in realtà era talvolta anche a San Pietro della Jenka, e lì proprio lì c'è il Gran Sasso, siamo a due passi dal Gran Sasso, andava anche a sciare ovviamente con Sandro Pertini, cioè un posto che richiama tantissimo Le Combe, ma perché ha queste caratteristiche, un luogo solitario, non c'è nulla, e anche lì mi raccontavano quando stava bene andava, c'era la chiesetta, pregava e poi si metteva lì e faceva il pinnippia proprio, cioè con i suoi più strettissimi collaboratori, fra cui ogni tanto ci scappava anche la presenza dell'ex presidente Sandro Pertini. Ecco, questo è un ricordo che mi piaceva condividere. Certo, anche perché noi ne parlavamo qualche giorno fa, ma fra qualche giorno avremo ospite Moscardini, parleremo della protezione civile e ci scappava da ridere solo mettendoci d'accordo per fare poi questa videoconferenza con lui, a pensare ai tempi della sicurezza in cui c'erano Papa Giovanni Paolo II e Sandro Pertini, Presidente della Repubblica. C'era, dice letteralmente, le scorte che gli correvano dietro tutti e due. E questo dice, c'era da impazzire. In tempi difficili. Ovviamente dice, in tempi molto complessi, in tempi in cui Giovanni Paolo II stava bene, quindi era atletico e sottoponeva davvero alla scorta a grandi fatiche. Ho avuto anche così un po' il privilegio di conoscere Lino Zani, che è stato diciamo il figlio del gestore del primo rifugio sull'Adamello, dove Giovanni Paolo II ha passato alcuni momenti, insomma, e anche lui racconta questa singolarità del pontefice, cioè il pontefice che ha mandato un giorno, poi lo racconta anche in un film di fatto, a fare il supervisore un gruppo di suoi più stretti collaboratori, sono arrivati in rifugio, sono stati accolti normalmente perché non sapevano che erano persone del Vaticano, ma nulla di più, e poi gli hanno detto domani arriverà il Santo Padre, e da lì chiaramente anche gestire tutta questa accoglienza diventava molto molto complesso, e per cui mi fa piacere davvero ricordare anche la figura del comandante Domenico Giani, che è una figura come quella di Camillo Cibina che lo ha preceduto, sono due figure, due pilastri della sicurezza, perché gestire la sicurezza significa avere una grandissima responsabilità, ma soprattutto diciamo essere capaci di far sì che questa sicurezza, di questa rete di protezione funzioni e funzioni sempre, quindi è una gran fatica, e anche durante momenti più leggeri come può essere appunto un soggiorno, una vacanza, evidentemente diciamo c'è una grandissima responsabilità di gestione. Certo, anche perché i rischi in un momento di rilassatezza sono maggiori, c'è maggior rischio. Teniamo presente che parliamo di anni di terrorismo, parliamo di anni di bombe, parliamo di anni di persone uccise, insomma anche sindacalisti, cioè, insomma non erano proprio anni in cui si poteva vivere tranquillamente tutti i giorni, quindi anche nonostante questo devo dire che la sicurezza, proprio la sicurezza, amava venire in Valle d'Aosta perché qui trovava un ambiente molto familiare, alla fine diciamo riuscivano a seguire la sicurezza ma avere anche un tessuto familiare di amicizie che si formavano, di momenti anche di convivialità che da altre parti magari era più difficile avere, ecco. E fra i vari componenti che ho dimenticato, cioè c'era anche il suo medico personale che era il professor Bussonetti, mi piace ricordarla perché era una figura appunto anche lui un professore esperto in cardiologia, nell'ambito cardiologico, che lo accompagnava ovviamente perché per le varie necessità, ma in realtà il professore, poi me lo ricordo, faceva anche lui una vacanza perché appunto Giovanni Paolo II non aveva questi grandi problemi e quindi vivevano davvero un momento di rilassatezza e di contatto con la natura. Bene, questo molto bene, ci fa molto piacere ricordarlo. Per quanto riguarda Monsignor Farinella, devo tra poco lasciare, ascolto ancora l'intervento di Farinella e poi vi saluto. Allora, hai altri episodi da raccontarci, vero? Sì, Alessandro, io tu perché poi Alessandra così la congediamo.
Sì, e che, come dire, riascoltando anche le tante testimonianze, devo dare davvero conferma che era proprio così. Anche il rapporto con diciamo gli uomini della sicurezza vaticana, c'era un'intesa davvero profonda di San Giovanni Paolo II, perché riusciva a creare, perché è difficile, allora io di Giovanni Paolo II non potrei dire. Il Papa Benedetto XVI, quando venne a Romano, sì, perché incontrammo il dottor Gianni, la fatica, no, che la sicurezza vaticana deve fare nel proteggere il Papa, ma nello stesso tempo nel non troppo distanziarlo dalla gente, altrimenti, come dire, non si addice alla figura del Papa, che per sua natura è una figura pastorale, è il Papa, e quindi è giusto che abbia anche noi il rapporto con le persone. Ed ecco la testimonianza sul rapporto, no, diciamo, con le persone, personale, che il Papa aveva in questi momenti, no, di udienza personale, di incontro, di saluto. Tutti hanno fatto notare che mentre salutava una persona il suo sguardo si rivolgeva già a quello successivo, in maniera tale che in qualche modo cominciava già proprio per ognuno, no, a inquadrarli. Ma il grande rapporto, perché abbiamo seguito il Papa, e qui parlo di esperienza diretta, soprattutto alle giornate mondiali della gioventù, e questa penso che sia una delle grandi doni davvero che ci ha fatto San Giovanni Paolo II, che non solo l'ha voluta, l'ha pensata, ma poi veramente l'ha seguita con la sua presenza fino all'ultima, che fu quella di Toronto del 2002. Io ho avuto la fortuna anche lì di essere presente, in quel caso un po' più vicino al Papa, perché Monsignor Miglio mi chiese di accompagnarlo. I nostri ragazzi erano con Don Luca Menardi, che era di Ivrea, responsabile della pastorale giovanile, io li raggiungevo, poi stavo con... Per cui ero sul palco papale e il Papa non stava già bene. Però tutti ricordiamo, e se serve ancora, come dire, un altro miracolo, è già santo, no? Già canonizzato, che all'inizio di quella messa della Giornata Mondiale della Gioventù di Toronto, era luglio del 2002, ci fu veramente il putiferio con questo temporale, e a un certo punto, tardando la messa, il Papa decide lo stesso, contro il parere delle autorità, di celebrare la messa. Volevano evacuare questo grande campo per il pericolo del maltempo, e noi al Gloria veramente abbiamo visto uno squarcio nel cielo, è diventato tutto quanto azzurro, e da lì con un sole faceva poi persino in caldo, fu davvero una bella festa, una bella celebrazione. Alla fine il Cardinale Gibici, il suo segretario, ci disse: Papa pregato, pioggia finito. Allora, io Alessandra, so che tu devi andare, ti ringrazio molto per essere stata con noi. Io ringrazio voi davvero, cioè, perché ho avuto modo, attraverso questo momento, di quest'ora di condivisione, di ripercorrere anch'io tanti momenti che custodisco davvero nel mio profondo del cuore, di vedere tanti volti conosciuti. Abbraccio davvero tutti, in particolare Monsignor Farinella, anche per le parole che ha detto per il mio papà, e volevo condividere ancora un piccolo ricordo, che è questo: Giovanni Paolo II vive sempre, ed è una memoria viva. Oggi vive anche un altro protagonista, un'altra figura che sicuramente avete sentito nominare parecchie volte in quest'ultimo periodo, ed è Monsignor Konrad Krajewski. Mi piace dirlo perché ci sono anche gli amici della Polonia con noi, ed è una figura straordinaria. Io ho avuto modo di passare qualche giorno con lui, inaugurando l'ospedale pediatrico della Bambin Gesù in Africa, esattamente un anno fa a Bangui, l'ospedale che ha voluto Papa Francesco in una condizione estremamente di estrema povertà e di miseria. E Konrad Krajewski mi ha raccontato gli ultimi giorni che ha vissuto. Lui faceva parte del gruppo dei polacchi che erano vicini a Giovanni Paolo II, ed era proprio stato molto vicino a lui negli ultimi giorni prima, che hanno preceduto la morte. Credo che questo spirito anche di Krajewski verso gli umili, verso gli ultimi, il suo modo di fare, rispecchia tantissimo, ecco, l'insegnamento di Giovanni Paolo II. Quando sono andata a trovarlo a Roma, quello che mi ha colpito è che, entrando nella sua abitazione, c'è una panchina e c'è una scultura, c'è una panchina, e lì dorme una
una persona, cioè riposa una persona, di fatto è la rappresentazione di un indigente, di un barbone che vediamo fra le nostre strade, quindi è una bella simbolo che volevo condividere con voi proprio perché Konrad Krajewski è un po' la continuità ancora oggi, avendolo vissuto da vicino, di Papa Giovanni Paolo II. Grazie davvero a tutti voi. Grazie a te, grazie per essere stata con noi, grazie, buon lavoro. Ci rivedremo sicuramente. Invece, prima di lasciare andare anche Monsignor Farinella, c'è un qualcosa di speciale in Giovanni Paolo II, che sono i giovani, tu lo ricordavi con le giornate dedicate ai giovani, e in qualche modo è qualcosa che credo abbia influenzato. Tu sei partito dai giovani, da un oratorio, quindi qualcosa in comune hai con Giovanni Paolo II. Davvero, Papa Giovanni Paolo II aveva questa grande capacità di fare discorsi importanti, diciamo così, ma di riuscire a trasmetterli ai giovani, perché allora, la giornata di Roma 2000 è stata la giornata, davvero l'evento eccezionale, quasi 2 milioni di giovani a Tor Vergata, e il Papa non stava più benissimo. Noi ricordiamo che faceva proprio fatica ad andare via, era veramente immerso, no, in mezzo a questa gioventù, e sono le sue parole, no? Vedo in voi le nuove sentinelle del mattino, ricordavano il secolo che si è concluso, no? Il secolo breve, il Novecento aveva visto altre adunate di altri tipi, no? Ideologiche, quelle che conosciamo, dice invece qua vedo, no, le sentinelle del mattino, con quelle parole anche simpatiche che i ragazzi avevano colto, dice non, quelli in fondo non hanno visto niente perché erano lontani, dice ma hanno potuto sentire, e tutti nuovamente ad applaudire, e hanno dovuto proprio letteralmente a un certo punto aiutare il Papa ad alzarsi e andare via, perché sarebbe stato lì, io penso, ancora tutta quanta la notte, così come ci raccontavano ai piani di Verteglia, quando ci fu raduno degli scout, che voleva dormire anche lui in una tenda e rimanere praticamente con gli scout. Sì, dobbiamo davvero molto, anche nella nostra formazione umana e ovviamente sacerdotale, anche dei educatori, anche diciamo da cuore paterno, questo sguardo lungimirante di San Giovanni Paolo II, che poi Papa Benedetto con un altro stile, ma anche molto voluto bene, perché comunque ha saputo tenere a bada un milione di giovani, 800.000 giovani, poi a Colonia, ricevendo proprio il testimone da San Giovanni Paolo II, che aveva detto a Toronto, anche lì parole sue, dice chi vivrà vedrà, perché non sapevo, la salute era quella che era. Lui celebrava, dietro aveva una sedia, che se avesse avuto un cedimento poteva sedersi, per ricordare, però aveva questa davvero. E le ultime parole sono dedicate ai giovani, quando dice vi ho cercati e siete venuti. E infatti Piazza San Pietro il 2 di aprile del 2005, man mano che arrivava ormai l'imbrunire, la sera, si riempiva tutte le sere, c'era la veglia per il Papa, si cominciava a intuire che erano le ultime ore, no, del Papa, i primi ad arrivare sono stati i giovani, che poi non l'hanno più abbandonato fino al giorno, no, del funerale e ancora oltre, no, quelle manifestazioni di affetto, santo subito, Però davvero quelle ultime parole sono state rivolte ai giovani e sono diventate proprio un testamento. Ma questo vi ho cercati e siete venuti a trovarmi, siete venuti in Piazza San Pietro, dice un coraggio che forse noi non abbiamo più, e parlo noi educatori, ma anche proprio noi uomini di chiesa qualche volta, no? Quello di andare anche proprio a cercare i nostri ragazzi, i figli di questo nostro tempo, i quali, dietro il fatto, no, che magari sono cambiati i tempi, magari la fede è più difficile da spiegare, sono cambiati i linguaggi, e finisce che non si è creato più quell'empatia, quel rapporto con i giovani, e diventano quasi due mondi paralleli. Abbiamo dei bravi ragazzi, per carità, però la maggioranza, sappiamo, no, fanno magari altre scelte. Quindi davvero una giornata come oggi mi sembra molto bella, di incoraggiamento. E quando siamo andati a Cracovia nel 2016, nell'anno della misericordia, con Papa Francesco per la giornata mondiale della gioventù, e abbiamo davvero compreso
la fede anche di San Giovanni Paolo II nella sua terra, poi a Cracovia, dove ci raccontavano che tutte le sere da arcivescovo uscivano dal balcone, molto più basso, no, di quello ovviamente del Palazzo Apostolico, e cantava, parlava proprio con le persone, un rapporto davvero molto diretto, io direi proprio da pastore, in mezzo alla gente, che vediamo ora, no, interpretato anche dal Papa Francesco, che questa mattina lo ha ricordato nella messa di Santa Marta, nella messa in Vaticano, dove riposa il Santo Padre, all'altare a lui dedicato, la cappella di San Sebastiano. A questo proposito sono contento che questa sera anche a Castellamonte trasmetto la messa, abbiamo sentito a Intront, a Vadovizza, il suo paese di Natale, anch'io nella cappella del Vescovado alle 6 con Facebook trasmettiamo la messa, e mi avete dato il suggerimento voi, perché anch'io non ci avevo quasi pensato. Bene, vedi che serve, ogni tanto serve fare rete anche questa cosa qua, ma è bello perché chiudiamo parlando di giovani, perché quando si parla di Giovanni Paolo II bisogna parlare dei giovani. È difficile oggi entrare in contatto con i giovani, è sempre un po' più difficile, i linguaggi cambiano, è un rischio. Oggi entrare in contatto con i giovani a volte è anche un rischio, è una sfida per voi soprattutto. Sì, Papa Francesco ha voluto, no, questo sinodo dei giovani, dalla quale è uscita, no, l'esortazione apostolica Christus Vivit, che ha uno sguardo davvero molto, molto bello. Il Papa, quasi un po' forzando alcuni testi biblici, mi permetto di dire forzando, che si sa, no, che l'elaborazione di un documento è sempre poi frutto di più mani, fa vedere come praticamente i giovani sono sempre importanti, sono come dire privilegiati, sono nel cuore, nel cuore stesso della Chiesa, nel cuore di Dio, e da questo sinodo è nato, come dire, una nuova consapevolezza che il rapporto con i giovani non è solo importante, ma è proprio vitale, determinante. Con questo non mettersi quasi in ascolto dei giovani, ma fare il contrario, cioè lasciare che siano loro a parlare in maniera tale. E infatti la giornata di Panama dell'anno scorso mi hanno raccontato, non sono andato quella giornata perché capitava a gennaio, poi erano i primi mesi che ero qui a Biella, quindi un po' tutto nuovo, che le catechesi sono state fatte, che erano i giovani che ponevano le domande ai vescovi catechisti, come si dice, che fanno la catechesi. Normalmente siamo stati abituati che il vescovo faceva lui la catechesi e i giovani poi facevano delle domande, erano direttamente i giovani a porre subito delle domande e poi il vescovo e insomma le risposte, perché forse bisogna proprio imparare in questo modo. Ed è anche vero che in questo tempo che stiamo preparando la quinta centenaria di incoronazione, con il fatto del lockdown e quindi l'uso delle piattaforme, ma arrivati al dunque, i giovani stavano preparando poter fare, no, un'iniziativa che si chiama In Alto a Casa, sono parole di Pier Giorgio Frassati, per citarlo, sono stati loro stessi a dirci: noi vorremmo esserci non solo, come dire, attraverso, no, i social, ma anche proprio di presenza, perché abbiamo bisogno proprio di esserci, di stare insieme, la dimensione della festa, la dimensione dell'incontro e tutti aspetti davvero importanti che ci aiutano, ci incoraggiano anche adesso che si sta parlando, no, della riapertura dei centri estivi dell'estate, ragazzi, a spendersi. Sono scelte coraggiose, però ne vale certamente la pena. Poi, come ricordava il direttore, poi sanno a Castellamonte, tutti noi siamo figli del nostro oratorio, dei centri estivi, Don Salvetti e del Sud'Angelo, certo, siamo sempre davvero accolti e abbiamo vissuto delle belle esperienze, nate amicizie che per qualcuno è diventato anche matrimonio, impegno anche nel sociale, impegno anche nelle attività non solo parrocchiali ma anche proprio nella politica o nel mondo del volontariato e del servizio. Perfetto, allora io, Monsignor Roberto, ti ringrazio, sono arrivato a fine di questo incontro ad avere
a riuscire a dire bene Monsignor, e da qui in avanti riuscirò a dirlo sempre, ormai ci faccio l'abitudine. Grazie per essere stato con noi davvero, grazie a Enzo che ci ha seguito e tutti poi quelli che ci hanno seguiti su Facebook. Intanto non ho avuto occasione di fartelo di persona, ti faccio gli auguri per questo nuovo incarico, nuovo ormai relativamente, perché sono 2 anni che così tanti, sì. Però è solo, come si dice, una tappa di un cammino, non è l'arrivo quello. Ti aspettiamo molto più in alto. Grazie. Nelle grazie di Dio, poi in quelle del Vaticano non si sa, nelle grazie di Dio. Grazie mille a tutti, grazie. L'appuntamento con chi ci segue poi è più tardi. Ciao, arrivederci. Grazie. Ciao. Grazie di cuore.